Allora, ricominciamo il congresso. Come vi avevo annunciato, siamo tutti in multa. Io mi sono automultato da solo prima ancora di cominciare la pausa, perché siamo già verso 15 euro in più di aumento quota certi diritti. Invito tutti coloro che sono in multa, cioè quelli che sono ora passando per arrivare, che devono arrivare alle 14:30, a fare altrettanto, così facciamo la concessione che magari non ci fanno. Comincerei la sessione pomeridiana vedendo uno, forse due, sicuramente uno di tutti che amici del Movimento Internazionale ci hanno mandato, in particolare, perché faceva parte della sessione stamattina, in particolare quello relativo alla sessione argentina, magari tanto poi lui parla in italiano, quindi. Ah sì, scusatemi, però adesso vediamo. Allora, il video è di Alejandro Nazif Selouer, che è segretario, no, scusate, sì, che è segretario per le relazioni internazionali della Federazione Argentina transessuali, bisessuali, intersessuali. Il caso argentino è particolarmente rilevante per noi, per il nostro congresso e per l'Italia in generale, perché l'Argentina nell'arco di 2 o 3 anni è passata dall'essere uno dei paesi più omofobi del Sud America a invece uno dei paesi più progressisti, ha la legge sulla transessualità più avanzata di tutto il mondo e ha il riconoscimento del matrimonio egualitario, per fare solo due esempi. Quindi ci è parso importante capire come un paese che partiva da una situazione di totale vuoto legale, esattamente come l'Italia, nell'arco di 2 o 3 anni si è riuscito ad arrivare ai vertici, sul profilo giuridico soltanto, ai vertici della classifica dei paesi più gay friendly. Quindi possiamo iniziare con il video. Buongiorno, mi chiamo Alejandro Salud e sono segretario della Relazioni Internazionali della Federazione Argentina di Lesbiche, Gay, Bisessuali e Trans. Prima di tutto voglio ringraziare l'Associazione Radicale Certi Diritti e soprattutto Yuri Boiana per avermi invitato a discutere l'esperienza argentina e vi chiedo di scusare in italiano, ma sto facendo uno sforzo. Quando dico esperienza argentina, non so quanti di voi sappiano quello che è successo in Argentina negli ultimi anni, quindi farò un riassunto. L'Argentina, fino a pochi anni fa, non riconosceva la parità di diritti per lesbiche, gay, bisessuali, trans e intersex. Fortunatamente però non ci sono mai state neanche norme federali che penalizzassero le persone per il loro orientamento sessuale o ma l'Argentina è un paese federale e ciascuna delle 23 province e anche la città di Buenos Aires, la capitale del nostro paese, ha un certo grado di autonomia amministrativa e governativa sui propri territori di riferimento e la possibilità di eleggere le sue autorità e i propri rappresentanti al Senato nazionale. In questo contesto, la maggior parte delle province avevano approvato leggi che consentivano alla polizia di detenere le persone trans che vestono in abito del sesso opposto e in alcuni casi anche i gay e le lesbiche per comportamento scandaloso, offesa alla morale, per reati altrettanto gravi che hanno reso le persone della nostra comunità molto vulnerabili ai flussi della polizia. 10 anni fa, o forse un po' meno, questa era la situazione. Oggi l'Argentina è uno degli 11 paesi del mondo che riconosce a livello federale il matrimonio per le coppie dello stesso sesso in condizioni di parità con altre coppie. E anche l'unico in America Latina, tra pochi giorni si uniranno gli uguali, ma l'unico in America Latina ancora. Poi ci sono i paesi che per il loro sistema federale riconoscono il matrimonio egualitario solo in alcuni stati, il Messico, gli Stati Uniti e il Brasile. L'Argentina ha anche la legge per il riconoscimento dell'identità di genere più avanzata della comunità.
Essa permette a qualsiasi persona di cambiare il sesso e il nome del documento senza consultazioni psicologiche, senza diagnosi di disforia e senza testimoni, solo in seguito alla manifestazione della propria volontà. Questa legge garantisce anche l'accesso gratuito a tutti i trattamenti ormonali e agli interventi chirurgici del sistema sanitario che, nonostante qualche difficoltà di implementazione, stiamo cominciando a fare. E ovviamente non esistono più in provincia argentina che criminalizzano l'orientamento sessuale e l'identità di genere. Anzi, in varie province cominciano a esserci regolamenti in particolari che tendono a una reale integrazione delle persone LGBTI e soprattutto trans, al riconoscimento dei figli di coppie dello stesso sesso, sposate e celibi, e a prevenire la discriminazione. La domanda inevitabile che in qualche modo giustifica la nostra partecipazione a questo congresso è: cosa è successo? Come ha fatto tutto questo l'Argentina? In realtà non abbiamo una risposta, naturalmente, anche se è passato abbastanza tempo per fare un'ipotesi. Il nostro lavoro comunque continuerà per consolidare questi risultati, piaccia o non piaccia a qualche mamma. Da un lato, alla fine dell'anno 2001, l'Argentina ha attraversato la crisi politica e economica più grave della sua storia, paragonabile, per fare un esempio, all'attuale crisi greca. In due settimane abbiamo avuto 5 presidenti diversi, che era simbolo di crisi politica, oltre che economica. E credo che questa crisi così profonda, pur non essendo una condizione necessaria per le riforme, sia stato un fattore importante. La crisi ha portato al governo riformista del presidente Néstor Kirchner, morto nel 2010, e un marito dell'attuale presidente Cristina Fernández. Durante il governo sono state approvate le leggi di cui ho parlato. Nel nostro paese ci sono opinioni constatanti su questo governo, naturalmente, e anche nella nostra federazione, dove ci sono militanti di quasi tutti i partiti politici in Argentina, senza il sostegno dei quali queste leggi non sarebbero state approvate. Ma già prima del suo incarico, Kirchner aveva dichiarato di essere favorevole alle unioni civili. Nel 2003 non si parlava ancora di e al riconoscimento del diritto di adottare per tutte le coppie. Il governo di Kirchner, subito dopo essere stato in carica, ha convocato le organizzazioni sociali, comprese quelle del LGBTI, per sviluppare un piano nazionale contro la discriminazione. Il piano non solo ha preso in considerazione tutte le raccomandazioni delle nostre organizzazioni, ma è stato presentato come un decreto dal presidente Kirchner, ottenendo così un valore politico coraggioso. Per molti anni questo piano è stato l'unico strumento a disposizione per rafforzare la nostra organizzazione. Inoltre, la crisi ha anche rafforzato le organizzazioni sociali in generale, che hanno dovuto colmare le lacune che lo Stato stesso aveva lasciato negli anni precedenti. In particolare, le organizzazioni LGBTI, molte meno rispetto a quelle che ci sono oggi, e i loro leader sono riusciti ad avere un contatto più fluido con le altre organizzazioni. Il risultato di questa relazione si è visto qualche anno dopo, quando le organizzazioni per i diritti delle donne, degli studenti, i sindacati, le persone della cultura, per citare solo alcuni esempi, hanno firmato una lettera di richiesta sui giornali a favore del matrimonio egualitario e hanno manifestato davanti al congresso come se fosse la propria causa. E alla fine, personalmente credo che la crisi abbia aperto le menti delle persone. Quando tutti rivendicano le loro posizioni nei confronti del sistema economico, neoliberista e della legittimità del sistema politico, perché non permettere di mettere in discussione altre idee come famiglia, matrimonio, sesso, genere. Non sto dicendo che non sarebbe stato possibile senza la crisi, ma ho l'idea che la crisi indebolisca le strutture, spogli gli argomenti basati sulla tradizione, le categorie rigide di ciò che è naturale e ciò che non è. E la crisi, per sopravvivere, dobbiamo ripensare il mondo. Per questo
è un buon momento, un momento ideale, credo, per cogliere questa riforma, analizzare le somiglianze, le differenze tra la Argentina 10 anni fa e l'Italia di oggi. Spetta a voi, che conoscete meglio la politica del nostro paese. Oltre a questi fattori esterni, in una certa misura c'è un dato di fatto che, anche se sembra un po' controversiale, abbiamo capito che è stato molto importante. Nel 2005 si è fondata la Federazione Argentina dei Lesbiche, Gay, Sessuali e Trans, un'organizzazione che io rappresento qui oggi. Allora, l'unica organizzazione nazionale con qualche struttura è l'Associazione dei Travestiti, Transessuali e Transgender d'Argentina, che ora è molto più grande e è anche parte della nostra federazione. Nel 2005 molti attivisti hanno visto la necessità di una federazione che raggruppasse le organizzazioni della diversità sessuale in tutto il paese. Naturalmente non tutti si sono uniti, ma nel corso degli anni la federazione è cresciuta e oggi comprende oltre 60 organizzazioni in tutte le province e tra gli altri i rappresentanti dei partiti politici e delle organizzazioni studentesche e sindacali. Uno degli obiettivi iniziali della nostra federazione è stata l'adozione di una legge sul matrimonio con le coppie dello stesso sesso. La Spagna, un paese molto simile dal punto di vista sociale all'Argentina, aveva appena adottato quella legge. Questo ci ha incoraggiato a parlare di matrimonio e sollevare l'idea di una civile o una proposta discriminatoria. Si trattava di una questione strategica, veramente. I nostri amici in Spagna ci avevano spiegato che davanti alla richiesta delle istituzioni dell'Unione Civile, la risposta degli oppositori dei nostri diritti fu il rifiuto di qualsiasi forma di riconoscimento. Ma alla richiesta del matrimonio, le stesse persone hanno fatto un modello di unione, ponendo come unico problema l'uso della parola matrimonio. La stessa cosa è successa in Argentina, la stessa cosa. Non rispettiamo le strategie delle organizzazioni di ogni paese, ma tuttavia crediamo che l'Unione Civile non garantisca piena parità e soprattutto non ha l'effetto simbolico di un riconoscimento di piena parità da parte dello Stato, che ha come conseguenza l'accettazione sociale e la riduzione di violenze e discriminazioni. Così abbiamo chiesto gli stessi diritti con lo stesso modo. La legge sul matrimonio igualitario è stata approvata nel 2010, dopo un lungo dibattito che ha travolto il paese, i media e le famiglie. A quel punto è apparso chiaro quanto sia importante l'organizzazione a livello nazionale. La strategia parlamentare è stata accompagnata da una strategia giudiziaria. Avevamo visto che alcuni paesi avevano lavorato proprio solo la via legislativa e altri solo quella. Noi abbiamo fatto ricorso a tre. Senza la strategia legale sarebbe stato difficile convincere il Congresso che la parità sarebbe stata prima o poi inevitabile. Inoltre, ogni nuova coppia sposata ha permesso di mostrare alla nostra società perché la parità è importante. In ogni caso, è stata l'occasione non solo per fare pressioni sul Congresso, ma anche per educare la gente, che è ancora più importante. Dobbiamo impedire che i contatti che avevano stabilito con i giornalisti hanno permesso l'appoggio dei media, che è stato fondamentale. Con il forte sostegno del potere esecutivo, dei deputati, senatori, di diversi partiti, e la pressione della giustizia e della stampa, la legge è passata il 15 luglio 2010. E da allora più di 6.000 coppie si sono sposate. Molte più persone si seguono alla legge e lo sguardo della società verso la diversità sessuale cambia ogni giorno. Dopo il matrimonio siamo andati immediatamente a lavorare alla legge sull'identità di genere, replicando la strategia giudiziaria. Veramente già stavamo lavorando, ma siamo stati assorbiti dalla parola. E tutto ciò che avevamo raggiunto nel corso della discussione sul matrimonio ha aiutato, perché la legge comportata e altre organizzazioni della libertà di genere fosse approvata praticamente senza modificazione per maggio 2012. Così ora chiunque può andare all'ufficio del registro
chiesto il cambiamento del nome e del sesso, senza cambiare il pronome e il numero del documento, e la procedura si conclude in poche settimane, senza l'intervento di medici, psichiatri, testimoni o chiunque altro fuori dell'interessato o stressata. E lentamente, con molto lavoro di difesa, sedendoci a parlare con il governo nazionale, i governi provinciali e comunali di tutte le operazioni politiche, si stanno realizzando interventi chirurgici e trattamenti ormonali conformi con la legge di identità che garantisce l'accesso alla salute integrale per le persone trans. Un altro obiettivo raggiunto, che pure ha richiesto un lavoro con il governo provinciale che ha mostrato l'importanza di un'organizzazione a livello nazionale, è stata l'approvazione di tutte le legislazioni locali persecutorie nei confronti delle persone per il loro orientamento sessuale e del genere. L'ultima provincia l'ha fatto il giorno dopo l'approvazione della legge di identità di genere. Uno degli obiettivi ancora da raggiungere, su cui ci accingiamo a lavorare solo quest'anno, è la modifica della legge contro la discriminazione per comprendere la diversità sessuale in modo esplicito e per renderla veramente efficace. Nei prossimi giorni verrà presentato un progetto in questo senso. E ci impegniamo anche in altri casi più ampi e a lavorare insieme con altre organizzazioni, per il diritto all'aborto legale, seppure gratis, e per uno Stato laico. Per quanto riguarda quest'ultimo punto, ci si propone una grande sfida, ora che il Papa è argentino, voi sapete. Mentre il Cardinale Bergoglio, ora Papa Francesco, in privato ha mostrato di essere moderato e ha anche detto a alcune persone di essere favorevole agli unioni civili, in pubblico il messaggio è stato quasi medievale, fortemente contrario ai matrimoni per coppie dello stesso sesso. Noi non crediamo che questo possa comportare un rovesciamento dei diritti acquisiti, ma potrebbe essere necessario uno sforzo maggiore per pagare. In breve, la storia argentina degli ultimi anni va dal matrimonio volontario all'elezione di un Papa argentino e tutti gli anni. E forse un segno che, nonostante il peso che ha ancora la Chiesa nel nostro paese, nella regione, così come in Italia, si può andare avanti se siamo in grado di cambiare l'opinione della società sulla diversità sessuale e di convincere i nostri rappresentanti che la parità arriverà prima o poi e che loro devono decidere da che parte vogliono passare la storia. Infine voglio dirvi che dopo molti sforzi, l'anno scorso abbiamo anche ottenuto che i turisti possano sposarsi in Argentina attraverso una procedura che richiede non più di una settimana. Cosa che ci auguriamo possa rivelarsi utile soprattutto per gli attivisti che vogliono sposarsi in Argentina e in seguito chiedere alla giustizia del proprio paese il riconoscimento dell'altro, promuovendo la necessità per tutti di sposarsi senza dover andare in mano. Questo è ciò che stanno facendo per esempio in Paraguay. Vi invitiamo a prendere in considerazione questa possibilità. Sicuramente ho mille cose da raccontare e voi avete domande a cui potrete rispondere. Forse qualche volta potremo parlare di persone. E naturalmente non esitate a scrivere. Vi ringrazio molto per l'attenzione e vi mando un grande abbraccio dall'Argentina e dalla nostra relazione con gli amici e gli amiche italiani, che per la maggior parte di noi, l'Italia è la terra dei nostri nonni e dei nostri nipoti. Grazie mille. Grazie a lui per il suo intervento, per il suo contributo, anche grazie a nome dei nonni, che lui giustamente ci fa. Noi siamo rimasti al livello dei nonni e delle nonne, abbiamo fatto un passo avanti che l'Argentina è riuscita a fare. Infatti, soprattutto, secondo me è stato un intervento interessante, di nuovo, che ci dà indicazioni molto concrete su cosa possiamo fare noi in Italia. Una di queste, per esempio, è lavorare seriamente alla federazione. Ce l'hanno, quindi è stata sangue, anche quella, però in realtà non riuscite a costruire una federazione in Italia. Allora, come al solito, tanto per cambiare, nella classica delle tradizioni verticali di certi diritti siamo in straordinario ritardo su tutto. Allora, io vi chiederò di contenere al massimo i vostri interventi, perché vorremmo fare tutto quello che abbiamo previsto nel programma,
a cominciare adesso dalla relazione del nostro segretario e del nostro consigliere, e subito dopo, quando loro finiscono di parlare, cominciamo le iscrizioni a parlare, io prendo le vostre iscrizioni a parlare, venite da me, mi dite se quando volete parlare, e ci sono già due interventi che hanno peraltro preordinato noi, previsto noi, uno è, come ho detto, di Filomena Gallo e l'altro è di Marisa D'Amico, quando arriva, se volete venire con e poi subito dopo incomincia la sessione del pomeriggio che deve cominciare intorno al 4:15, quella dedicata più specificamente ai diritti internazionali. Noi dobbiamo chiudere qui entro le 19, colpo di scena, non sono le 19.30 ma le 19, perché il maschio è stanco, come è noto, e l'angiolino chiude mezz'ora prima al sabato, quindi alle 19 dobbiamo chiudere, dobbiamo stare stretti con i tempi, quindi vogliamo che il dibattito cominci veramente e poi continuerà ovviamente domani a casa della CGIL dove siamo ospiti. Allora la parola al nostro segretario nazionale, Luca Vita, segretario nazionale di Allora, dunque io vorrei iniziare questa relazione con quella che è per noi il core business, diciamo così, dell'associazione, e cioè la formazione civile. Farò una brevissima serie di note sulla formazione civile in realtà, perché vorrei che dopo parlasse più in dettaglio di questo importantissima parte della nostra attività, Gabriella Frizzo, che è sicuramente la responsabile di uno dei maggiori successi che abbiamo avuto quest'anno. Qual è questo successo? Il successo è quello della sentenza che peraltro è arrivata il 14 febbraio del 2012, quindi anche in una data simbolica, del Tribunale di Reggio Emilia, che ci permette, che ha permesso di riconoscere il permesso di soggiorno, la cosiddetta carta di soggiorno familiare di cittadini europei a una coppia omosessuale di cui uno dei partner non è tuttora italiano. Questo in un modo particolarmente interessante, perché sulla carta di soggiorno viene scritto familiare, quando il coniuge, perché nel caso specifico la coppia era sposata in Uruguay, era sposata in Spagna, uno dei due era uruguaiano, ma si sono sposati in Spagna, e questo è simbolicamente piuttosto importante, perché in un documento ufficiale c'è scritto per la prima volta si riconosce la familiarità in un documento ufficiale dello Stato italiano, il concetto che due uomini sono famiglia perché non vengano riconosciuti come tali a livello nazionale in Italia. Questo poi ha dato il via a una serie di altre azioni che abbiamo fatto, che non sono per fortuna dovute arrivare neanche a livello dei tribunali, perché la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia non si è ricorso in appello, e pertanto si è consolidata una prassi nelle questure, confermata peraltro dalla circolare del Ministero dell'Interno, che permette di dare appunto la carta di soggiorno per familiari di cittadini europei alle coppie che sono sposate all'estero, che sono unite civilmente all'estero, e per estero si può intendere sia all'interno dei confini dell'Unione Europea sia al di fuori dei confini dell'Unione Europea. Una pratica che va ancora consolidata, perché sia sufficientemente solida da averci permesso di stilare anche una piccola guida su come fare ad ottenere questi permessi. Direi che i rapporti internazionali che abbiamo vissuto in questo anno ci permetteranno anche di sviluppare azioni sempre su questa bassa riga per altri diritti, ma anche per continuare ulteriormente a consolidare questa prassi parlamentare, una cosa auspicabilmente definitiva. Altre due note su affermazione civile: il nostro libro, Certi diritti.
critiche le coppie non sanno di avere un manuale di sopravvivenza per tutte quelle coppie che in Italia non hanno alcun diritto, ma che possono trovare delle forme per cercare di arginare i vari disagi alle quali vanno incontro. È un libro che abbiamo fatto insieme all'associazione Radicale Luca Coscioni, di cui il segretario Romina Gallo è con noi, è ringraziato per essere con noi, ed è stato tra l'altro anche un discreto successo editoriale, pertanto ci fa molto piacere perché evidentemente è stato un manuale utile. Ma sicuramente quello che l'associazione quest'anno ha deciso di tenere come barra molto ferma e sul quale ha deciso di investire di più è stato l'aspetto transnazionale. Questo perché come sappiamo, sapete tutti, dall'ultimo congresso del Partito Radicale Transnazionale siamo stati riconosciuti come soggetto costituente del Partito Radicale, Partito Transnazionale, e quindi abbiamo effettivamente acquisito un ruolo anche tale da poterci avventurare in questo campo, che è un campo importantissimo per noi, perché abbiamo letto molto spesso oggi che i diritti delle persone LGBT sono diritti umani e, come Emma Bonino ci ha ricordato molte volte, i diritti umani non si può combattere solo nel nostro orticello, ma bisogna difenderli ovunque siano violati. E in realtà già di Biglio Transnazionale noi lo avevamo, davvero che al congresso scorso di certi diritti abbiamo nominato come presidente onorario Resti Sognando, che è un avvocato ugandese che ha difeso in molte occasioni David Kato, che è un attivista a noi tutti molto caro perché conosciuto, attivista per i diritti delle minoranze sessuali, come si dice in Uganda, che nel corso della sua attività importantissima ha anche perso la vita perché è stato assassinato brutalmente da uno sconosciuto che appunto in un clima di odio fomentato costantemente contro le persone LGBT con lo scopo di approvare una legge che preveda addirittura la pena di morte, facendo così arrivare l'Uganda ad essere, qualora venisse approvata, il decimo paese che ancora tiene la pena di morte per il reato di sodomia, così come viene detto, in questo caso sarebbe stata sodomia aggravata. Ecco, dedicato, iscritto al Radicale Transnazionale e all'associazione Radicale Certi Diritti, quindi il nostro compagno, ad onorare la sua memoria, ci è sembrato il minimo mantenere forte e inserirlo proprio nella nostra negli organi della nostra associazione con la figura del suo avvocato difensore in tutte le sue battaglie legali che ha fatto dedicato. Ma il Biglio Transnazionale di Certi Diritti si è espanso un poco, e uno dei successi che abbiamo avuto, forse anche uno dei successi più importanti, è stato quello che riguarda ancora una volta, confermo di tutto quello che abbiamo letto stamattina, un ambito che è insieme locale e transnazionale, e cioè la sospensione degli effetti del gemellaggio tra la città di Milano e la città di San Pietroburgo in seguito alla approvazione a San Pietroburgo di quella sciagurata legge che vorrebbe addirittura punire, anziché che punisce con una serie di ammende, la cosiddetta propaganda omosessuale. Siamo usciti grazie all'aiuto di Marco Cappato, soprattutto consigliere comunale a Milano, radicale, e anche di tutti i consiglieri, i capigruppo della maggioranza di centro-sinistra a Milano, a presentare una mozione che poi con una campagna di sensibilizzazione che ha permesso, dopo un bel po' di mesi devo dire, di arrivare al successo dell'approvazione di questa mozione, una campagna fatta esclusivamente su internet con
sensibilizzazioni di artisti, intellettuali della città di Milano e che ha prodotto appunto questa sospensione degli effetti, che ha avuto un effetto molto forte in Russia e a San Pietroburgo, tanto è vero che numerose radio e televisioni della città, dell'ex capitale zarista, ci ha contattati per sapere che cosa succedeva, eccetera. E come vedremo oggi pomeriggio, in un video di una attivista di San Pietroburgo, la solidarietà internazionale, questi atti formali di altre città, a Milano tra l'altro seguita a Venezia, dopo pochi mesi, hanno sicuramente contribuito a solidificare la battaglia del movimento LGBT, benché il rischio sia ancora molto grave in Russia, perché la stessa legge è stata portata alla Duma e quindi la sfida adesso è di impedire che questa legge si diffonda come una peste, che è un termine che noi radicali usiamo con una cognizione, in tutta la Federazione Russa e anche al di fuori di essa. Tra l'altro c'è anche il caso di Torino, che purtroppo durante la nostra campagna ha deciso bene invece di siglare un accordo con la città di San Pietroburgo, e quindi anche su Torino abbiamo iniziato tutta un'azione di pressione per cercare di modificare l'atteggiamento dell'amministrazione. Sempre su temi transnazionali e sempre diciamo che i due poli dell'attività transnazionale di certi diritti di quest'anno sono stati appunto la Russia e San Pietroburgo in particolare, e l'Uganda. In Uganda ci siamo limitati a appunto onorare la memoria del nostro compagno dedicato, ma abbiamo anche fatto una serie di azioni per cercare appunto di, come dire, contribuire, aiutare i militanti ugandesi a combattere la legge che vorrebbe punire la nostra cosiddetta omosessualità aggravata. E sempre a Milano, in questo caso, abbiamo, in occasione della visita del primo ministro ugandese all'ISPI, che è un istituto di studi internazionali a Milano, abbiamo organizzato un sit-in e una specie di irruzione insieme all'associazione radicale Zotorba, il cui segretario è qui, saluto con affetto. Abbiamo appunto fatto questa irruzione, che è costata tra l'altro a Claudio, ha sottoscritto anche un brevissimo verbo della polizia, perché semplicemente avevamo esposto un cartello con su scritto fermate la legge anti-gay, e questo non è stato gradito dagli organizzatori e quindi hanno fatto intervenire la polizia. Però in questo caso siamo stati anche in grado, oltre alla protesta, di strappare al primo ministro ugandese per la prima volta una dichiarazione di condanna di questa legge. È vero, l'ha fatta all'estero, è vero che poi l'ha rifatta, ma i gesti concreti non hanno fatto molto seguito, però è pur vero che questa legge ancora non è stata messa in discussione. Quindi noi stiamo sempre in contatto con i militanti ugandesi, quindi cercheremo di continuare a monitorare la situazione. Ma quello che vorrei sottolineare per quanto riguarda questa azione è che è stata organizzata e gestita insieme al coordinamento, il coordinamento Arcobaleno, che è un coordinamento LGBT di tutte le associazioni milanesi. Infatti entrare nella sala siamo stati solo noi, quindi la società radicale cittadina e Zotorba, ma anche la lesbica è entrata. E questo è importante. È importante perché, proprio per quello che si diceva oggi, che si dirà probabilmente ancora questo pomeriggio, il tema il tema della collaborazione tra le associazioni LGBT è un tema fondamentale, che è stato uno degli elementi ricorrenti che ha prodotto successo. Ne ha parlato ne hanno parlato Adria,
la mancanza di cooperazione, di capacità di creare una strategia comune tra le associazioni LGBT non è solo un limite nostro, è a mio modo di vedere una delle cause, e non ultima, della situazione italiana. Occorre quindi, dato che tra gli obiettivi sembrano essere assai condivisi ormai da tutte le organizzazioni, occorre davvero fare di tutto perché si arrivi ad una strategia comune. Questo è il modo di operare di certi diritti, è sempre e continuerà ad essere quello. Vogliamo portare un contributo alla definizione di una strategia nazionale appunto per la difesa dei diritti delle persone LGBT, e questo contributo spero che quest'anno riusciremo a portarlo in maniera ancora più forte e determinata, perché lo annunciamo qui per la prima volta, Certi Diritti ha vinto un bando di Via Europe che, su un progetto che è appunto volto a costruire una strategia nazionale sulle strategic mitigation, cioè sulle cause pilota, per utilizzare questo strumento a favore della salvaguardia e dell'implementazione dei diritti delle persone LGBT. Questo è il contributo che speriamo attivamente sia raccolto anche dalle altre associazioni e che permetterà di mettere in moto un meccanismo che è e deve essere quello della cooperazione e dell'azione comune su un obiettivo che è poi quello comune. Altra prova del fatto che è possibile anche in Italia lavorare in questo modo, e quando si lavora in questo modo si ha successo, è il monitoraggio che è stato fatto da Migliaduro sulla risoluzione del Consiglio d'Europa a favore, a favore sì, dei diritti LGBT, delle persone LGBT, monitoraggio che è stato fatto da tutte le associazioni nazionali, coordinate in particolar modo dal Centro Risorse LGBT fatto in maniera ottima grazie al lavoro di tanti, ma soprattutto di Valerio Santostefano, e che ha prodotto un documento fondamentale, e ancora poco letto e poco conosciuto, soprattutto dai militanti, per quanto riguarda la situazione italiana. Ancora una volta un lavoro che è coordinato dal Centro di Risorse, però è stato il frutto di una collaborazione di tutte le associazioni. Quindi quando le associazioni riescono a lavorare insieme, ecco che i successi e le cose utili e importanti si riescono a fare. Però non si può pensare, almeno noi non pensiamo, che la collaborazione debba essere ridotta solo esclusivamente alle associazioni LGBT. La collaborazione deve andare e deve essere estesa a tutte quelle associazioni che si occupano di diritti umani. Io lo dico sempre in tutte le salse, cito l'articolo 19 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea, che elenca in maniera molto chiara e semplice quali sono i sei fattori di possibili discriminazioni, sono l'orientamento sessuale, il genere, l'etnia, la religione, l'età e la disabilità. Ecco, creare sinergie, creare collaborazioni con le associazioni che si battono in questi campi è il metodo che si usa in Europa e che purtroppo in Italia ancora facciamo un po' fatica ad utilizzare, che dobbiamo assolutamente importare. Noi stiamo pensando di farlo, abbiamo una collaborazione con il CGL, abbiamo una collaborazione con il Comitato Civile per il Comitato per i diritti civili delle prostitute, abbiamo una collaborazione con Amnesty International, tra l'altro l'anno scorso abbiamo organizzato insieme ad Amnesty International questo tour sempre in materia transnazionale che ha permesso di far conoscere la realtà di paesi come l'Albania, come la Russia, appunto, e come la Turchia in molte parti d'Italia, Milano, Torino, Roma, Bologna, e quindi questo è il metodo di lavoro che noi cerchiamo di perseguire e che vogliamo contribuire a diffondere in tutto il paese. Altro focus dell'azione di Certi Diritti transnazionale è stato
sicuramente il rapporto con Liga Europa, che è diventato molto, molto più stretto, diciamo che l'abbiamo visto anche qui, Joel è membro dello staff di Liga Europa, io sono stato eletto, membro di riserva in realtà del board di Liga Europa, quindi è un rapporto che stiamo costruendo, che stiamo rafforzando, diciamo la quantità e la qualità direi degli ospiti internazionali che sono anche presenti a questo congresso, che hanno mandato dei contributi, lo dobbiamo in gran parte al rapporto che abbiamo appunto solidificato non solo con Liga Europa ma anche con Liga World. Perché? Perché abbiamo deciso di insistere così tanto con queste che sono le organizzazioni non governative più importanti per il mondo della comunità LGBT? Perché riteniamo che l'Europa sia un elemento fondamentale per la salvaguardia dei diritti. Il lavoro che l'Europa fa di advocacy sulle istituzioni europee è centrale e lo dimostra il fatto che l'unica legge che noi abbiamo in Italia che protegge i nostri diritti, peraltro solo esclusivamente nell'ambito limitato del lavoro, è in realtà l'acquisizione di una direttiva dell'Unione Europea, ma anche perché riteniamo che la dimensione europea e il lavoro che l'Europa fa serva per rafforzare l'Europa, perché non ci possiamo nascondere dietro il fatto che ormai l'Unione Europea serve di più ai paesi che stanno fuori dall'Unione Europea rispetto ai paesi che stanno dentro l'Unione Europea. Due casi mi vengono in mente, e con uno cito anche un'altra azione transnazionale che Certi Diritti ha fatto nel 2013. Di recente abbiamo creato una collaborazione con Pink Embassy, che è un'associazione albanese. Abbiamo fatto un viaggio di lavoro in Albania, dove abbiamo scambiato buone prassi, ci siamo conosciuti, abbiamo creato una forma di collaborazione più stretta, che risulterà anche in collaborazione con l'ambasciata italiana. La prima cosa che sbalza agli occhi quando si va in Albania, dove la stampa, che l'Albania è un paese che la stampa propone sempre come uno dei paesi più omofobi d'Europa, e si entra nella sede di Pink Embassy, si campeggia la mappa di Europa sui diritti riconosciuti nei paesi europei. Ebbene, mentre l'Italia ha un punteggio pari a 2, l'Albania ha un punteggio pari a 6, quindi ci stracciano sostanzialmente. Questo perché? Perché l'Albania ancora nell'Unione Europea non è, e quindi per cercare di accedere all'Unione Europea il governo cerca ed è più sensibile, diciamo, alle pressioni e all'azione del focus di lobby che le organizzazioni LGBT di quel paese stanno facendo. Il secondo caso, che anche qui in Italia nessuno calcola, è invece quello dell'Ungheria, che in Europa è, nell'Unione Europea è, e che di recente sta facendo strame non solo dei diritti delle persone LGBT, ma dei diritti basilari di una democrazia liberale. Quindi l'investimento sul Gaiuro, l'investimento sulla dimensione europea è, a mio giudizio, a nostro giudizio, fondamentale non solo per l'Europa, ma anche non solo per le istituzioni europee, e quindi per cercare di rendere finalmente l'Europa qualcosa che non può essere, come dicono in tanti, ma come pochi cercano di dare seguito alle parole che usano, non può essere soltanto una dimensione economica e diciamo agricola, occuparsi di banane piuttosto che di monetine, ma deve avere una dimensione politica forte, capace di mantenere quei diritti che ha acquisito all'interno dei suoi stessi confini, perché se no non si capisce bene il senso. Questa riflessione sull'Europa io la faccio anche perché non è che l'Ungheria sia un caso strano, capitato, vabbè,
solo l'Ungheria, intanto c'è anche la Grecia, che sappiamo cosa sta succedendo in Grecia, sappiamo soprattutto cosa l'alba dorata rappresenta per le persone LGBT qui in Grecia. Io diciamo, parlo di questo, ma chiaramente perché siamo qui, c'è cioè, diritti, ma il problema è molto più vasto. E io sono anche molto preoccupato per quanto riguarda il taglio. Ci sono degli aspetti di ottimismo che sicuramente li abbiamo visti stamattina e che sicuramente sono importanti e bisogna sfruttare al massimo e ci ritornerò. Ma io sono molto preoccupato per la retorica che ormai è diventata uso comune di antipolitica, di antiparlamentarismo. Lo dicevo prima io 15 giorni che sono parlamentare sono già attaccato per il solo fatto di essere quello che sono. Segnali assai preoccupanti, noi radicali, e lo abbiamo confermato ieri, non è un caso che ieri l'abbiamo confermato nel modo in cui l'abbiamo confermato, sono che si hanno Pannella lo denuncia da anni nelle carceri. Pannella da anni ci dice le carceri rappresentano dei nuclei di Shoah. Ebbene, la condizione della giustizia e delle carceri italiane stanno a dimostrare come l'Europa sia totalmente incapace di garantire i diritti umani elementari anche all'interno dei propri confini. Sono decine e decine le sentenze della Corte Europea dei diritti dell'uomo che condannano l'Italia per la violazione dei diritti umani e l'Italia nulla fa. Certo, il Consiglio d'Europa è una cosa ben diversa dall'Unione Europea, non facciamo confusione, però è vero che l'Unione Europea non è riuscita a, non sta riuscendo a fare nulla per il caso ungherese e il rischio che l'Italia faccia la stessa fine di Grecia, Ungheria e avviluppi in un continuo scadere di cultura politica, di crisi economica, di crisi sociale, è a me evidentissimo e lo trovo assai preoccupante. Lo trovo assai preoccupante proprio perché la tendenza non solo in generale, questo soffiare su questo continuo populismo, che non è più soltanto una questione di pancia del paese, ma che sta sempre più raggiungendo dimensioni politiche anche consistenti, forti, rilevanti, è assai preoccupante, dovrebbe preoccupare molto noi che sappiamo benissimo, siamo consapevolissimi di quanto poco ci voglia per provare, per decidere che serve un capo espiatorio per giustificare crisi, cose varie. E capi espiatori generalmente li si trova tra le cosiddette minoranze. Quindi l'invito davvero che faccio a noi stessi soprattutto è quello di cercare di fare molta attenzione a questo aspetto e di contrastare questa ondata populista, antipolitica, antiparlamentare addirittura, con delle azioni di politica concreta come noi radicali della Associazione Radicale Certi Diritti sicuramente sappiamo fare, non siamo gli unici, sono tanti partiti diversi ad essere in grado di fare buona politica, creiamo anche in questo caso sinergie il più possibile perché il rischio io lo vedo. Anche questo continuo richiamo a rivoluzioni, a cambiamenti paleogenetici, si trasformerà l'Italia dopo chissà quale cambiamento e chissà grazie a quale uso di nuove tecnologie piuttosto che di mezzi innovativi. È vero, noi però sappiamo che la vera rivoluzione in realtà non è una riforma, non è una rivoluzione, ma è la riforma ed è la riforma liberale, la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui che sono appunto i diritti umani. E su questo noi lavoriamo, torniamo a lavorare di più e tutti su questo, anche e soprattutto.
tutti i momenti di crisi economica e non cediamo appunto alle sirene delle rivoluzioni palingenetiche 2.0. Cerco di chiudere adesso, ma vorrei parlare della situazione, già ci sto arrivando, della situazione nazionale per quanto riguarda le iniziative che dovremmo mettere in campo e che, cioè, insomma, quelle che secondo me si potrebbero immaginare. Innanzitutto, questo in realtà è un'adesione che Certi Diritti ha dato ad un'iniziativa importantissima della situazione di Cascioni, magari poi ce ne parlerà segretario dell'associazione Luca Coscioni, la campagna per la raccolta di firme su una proposta di legge dell'eutanasia alla quale Certi Diritti ha aderito e con grande convinzione. Ma sui nostri temi io credo che, proprio perché ci sono tanti rischi, ma ci sono effettivamente anche delle opportunità in questa legislatura, se dura, speriamo che duri, è effettivamente il Parlamento oculato della storia repubblicana. E allora, in questo contesto, con questo Parlamento, noi dobbiamo trovare un obiettivo che sia molto chiaro e che sia definitivo. E questo obiettivo, a mio giudizio, è e deve essere il matrimonio egualitario. Questo è quello al quale noi, questa è la cosa alla quale noi dobbiamo puntare. Non deve essere però solo ed esclusivamente la questione matrimonio egualitario, perché si devono garantire i diritti delle minoranze. Questo discorso noi non l'abbiamo mai fatto, noi facciamo un discorso molto preciso di eguaglianza. Il diritto di eguaglianza vuol dire mettere tutti i cittadini italiani sullo stesso piano. E questo vuol dire garantire il diritto umano fondamentale, perché anche la lotta per il matrimonio egualitario, so che qui vado un po' oltre la definizione strettamente giuridica, ma politicamente per me è importante, il diritto al riconoscimento per le persone omosessuali delle loro coppie attraverso il matrimonio egualitario, attraverso altre funzioni, ma per altre soluzioni, ma per noi attraverso il matrimonio egualitario è un diritto umano fondamentale, perché il diritto alla vita familiare, così come uno se la sceglie, riconosciuta, è un diritto sancito anche per esempio dalla Carta Europea dei Diritti dell'Uomo. Ora, questo diritto in Italia viene negato, per questo diritto noi ci dobbiamo battere, ma ci dobbiamo battere con l'intenzione, prospettiva, secondo me, di garantire l'eguaglianza per tutti e i diritti per tutti, e quindi non abbandonarci alla retorica dei diritti degli omosessuali, dei diritti delle minoranze. Non è questo, perché questo ci porterebbe, secondo me, al rischio poi di cedere qualora ci venisse proposto qualcosa di diverso, come per esempio una forma di unione civile sul modello inglese, che il caso inglese ci dimostra non è sufficiente. Questo non lo dico perché il caso argentino a me ha colpito molto. Loro sono passati dal nulla al matrimonio egualitario, mentre tutti gli altri paesi europei hanno fatto un percorso diverso, sono passati dalla unione civile, beh sì, anche se a livello locale, però è vero, prendo la Spagna, sono tendenzialmente passati da unioni civili e poi il matrimonio egualitario, pure se questo è avvenuto. Però col piccolo dettaglio che questo processo si è avviato negli anni 90, non nel 2012. Guarda caso, la Spagna, così come l'Argentina, che hanno fatto questo percorso in maniera più accelerata e soprattutto iniziando dopo il 2000, questo passaggio non l'hanno fatto. Ora mi si deve spiegare perché l'Italia, con il solito provincialismo che ha, si limita semplicemente a fare il discorso su il modello scandinavo, piuttosto che il modello francese, piuttosto che il modello tedesco, piuttosto che il modello inglese, piuttosto che il modello non so cosa, e poi
si riduce o a non fare nulla o a creare l'abortino italiano, che è un pastrocchio che, come abbiamo visto sul caso della legge elettorale, proprio bene al paese e ai suoi cittadini non è che faccia. Quindi cerchiamo di avere una prospettiva un pochino meno provinciale e non andare alla cerca di qualche modello, ma di imparare dalle esperienze estere, magari anche guardando fuori dall'Europa, perché male non è che faccia, e cercare di imparare anche dagli errori che gli altri hanno fatto. Quindi il matrimonio egualitario e, se si vuole, che venga, anzi credo che le cose debbano andare a pari passo, rispondere alla legittima esigenza dei cittadini eterosessuali che non vogliono sposarsi e che vogliono essere riconosciuti come tali, e quindi un altro istituto che però non serve per come contentino alla minoranza omosessuale, serve a riconoscere dei diritti e dei doveri, come abbiamo detto anche oggi, per tutti coloro che lo chiedono, rispettando le richieste dei cittadini che lo fanno. Quindi omosessuali e eterosessuali che non vogliono sposarsi, che comunque vogliono avere riconosciuti dei diritti, e possibilmente magari si possono anche immaginare più di un solo istituto per cercare di, come dire, riconoscere a ciascuno il diritto di il diritto di organizzare i propri affetti come meglio crede, nel modo in cui meglio crede, e cosa fondamentale e prioritaria invece il diritto, che è fondamentale e prioritario perché è il diritto di uguaglianza, non è il diritto di avere una scelta in più, ma è il diritto di eliminare una discriminazione evidente, che è di fatto, perché il diritto non è che sia scritto che gli omosessuali non possono accedere al matrimonio civile, però di fatto così è, e quindi rimuovere questa discriminazione. L'ultima cosa sulla questione nazionale è che spero che nel nostro congresso noi si voglia anche affrontare un altro tema, che è quello del, se ne è parlato anche oggi molto, cioè della legge contro l'omofobia. Questo è un tema, noi siamo al congresso dell'Associazione Radicale dei Diritti, lo sappiamo, è un tema che al nostro interno è un controverso. Ci sono molti radicali che sono contrari addirittura a una legge contro l'omofobia, sotto il profilo delle argomentazioni che ovviamente non sono quelle di Giovanardi, che dicono no, omosessuale, invece, ma sono quelle di preoccupazione nei confronti della libertà di espressione principalmente, di tante altre cose. Bene, come dice sempre anche il nostro presidente, forse anche su questo intanto noi dobbiamo iniziare una riflessione interna per capire bene, ma forse anche all'interno del movimento in generale, nel paese, si dovrebbe iniziare ad andare un po' oltre questa formula della legge contro l'omofobia, che anche questa è una formula degli anni 90 in cui si chiedeva l'estensione della legge Mancino, eccetera, ma cercare anche qui di guardare un pochino fuori i nostri confini e formulare criteri nuovi, per esempio, appunto, come dice spesso Enzo, parlare di crimini d'odio, cosa che in Italia non crimini d'odio, cosa che in Italia si fa, una codificazione di questo concetto, cercare appunto sull'onda di quello che dicevo prima, di occuparsi anche qui di tutti i fattori di discriminazione e non solo di uno, forse ci permetterebbe di trovare delle soluzioni che, come dire, tengano in maggiore considerazione non solo le esigenze stralegittime e anche simbolicamente importantissime di, come diceva Ivan oggi, di come dire, sanzionare con il timbro statale, che è inaccettabile che si odi una categoria per quella che essa è, ma anche per cercare di appunto andare a prevenire piuttosto che sanzionare penalmente. Altra preoccupazione che a noi radicali sta molto a cuore, noi sappiamo molto bene che l'azione preventiva
punitiva è forse un pochino più lunga, ma anzi forse un pochino più efficace di quella punitiva, almeno da un'ottica radicale. E quindi in questo chiudo il ruolo fondamentale degli enti locali su questo, perché quale ente meglio di un ente locale che è radicato sul territorio può davvero lavorare per prevenire, per fare formazione, perché poi la discriminazione spesso e volentieri viene anche dalle amministrazioni pubbliche, quindi fare prevenzione all'interno delle amministrazioni pubbliche, all'interno delle forze dell'ordine, all'interno di tutti coloro che si trovano a interfacciarsi con i cittadini, ecco che allora questo forse è un elemento che spero che anche nel dibattito generale si possa affrontare al nostro interno per permetterci di poi intraprendere delle azioni politiche forti e concrete anche su questo. E con questo ho finito. Riconosciuti i diritti civili e umani delle persone.
credo che altrimenti ci sarà sempre chi sarà meglio, sempre chi sarà peggio, e così non si va da nessuna parte. È stato un anno difficile anche per i radicali, come sapete tutti non è stato eletto nessun radicale, e ci tengo a ringraziare i 9 parlamentari radicali, per esempio Elisabetta Zamparutti, perché tutti sanno che non sono stati eletti, ma pochi sanno che i 9 hanno prodotto il 30% del lavoro che ha fatto il Parlamento in questi anni. E il 2012 è stato un anno difficile per la crisi, anche per il mondo delle associazioni e del volontariato. Ci sono molti report, molte indagini che dimostrano una forte perdita dei fondi raccolti dalle associazioni. Per questo che sono felice di comunicarvi che Certi Diritti non solo ha aperto la porta, ma siamo cresciuti sia come iscritti che come autofinanziamento. Ha ricordato prima Iuri che Certi Diritti il dicembre 2011 è diventato soggetto costituente del Partito Radicale Non Violento Transnazionale Transpartito. Questo ha significato molto per noi, lo ha detto Iuri nella sua relazione, quindi non mi sto a ripetere. Questo ha significato anche una forte crescita dell'associazione anche a livello numerico, perché l'ingresso nella galassia radicale ha portato ad avere alla fine del 2012 746 iscritti e Certi Diritti è ora il quinto soggetto della galassia radicale. Questo aumento molto grande di iscritti però non ha significato un aumento proporzionale dell'autofinanziamento, perché qualcuno lo sa, qualcuno no, i soldi che vengono raccolti con l'iscrizione al pacchetto servono a mantenere la struttura di Torre Argentina, Roma, che ospita tutte le sedi e si occupa di costi di tutte le associazioni, dei soggetti costituenti il partito. Tuttavia sono 15 le persone che nel 2012, pur essendo iscritte con la formula del pacchetto, hanno deciso di versare una quota aggiuntiva alla nostra associazione per un totale di 1.465 euro. E l'associazione è cresciuta, come dicevo, non solo grazie all'ingresso al Certi Diritti del Partito Radicale, ma anche grazie agli iscritti solo alla nostra associazione. E questo fa sì che alla fine del 2012, grazie agli iscritti, ai contribuenti e ai contributi raccolti con la vendita dei gadget, abbiamo raccolto 19.600 euro. Sono 110 nuovi iscritti che sono arrivati, 89 quelli che hanno deciso di non rinnovare l'iscrizione alla nostra associazione e 37 quelli che abbiamo recuperato dagli anni precedenti. Ci tengo a dire che se siamo cresciuti, se abbiamo raccolto più soldi, è anche perché in quest'anno un po' abbiamo raccolto i frutti del lavoro degli anni precedenti. E ci tengo a ringraziare la persona che più di tutti ha lavorato e ha fondato l'associazione, che è Sergio Rovasi, anche se oggi non è qua con noi. In fondo alla sala e stasera domani online trovate la nota di tesoreria con tutta un'analisi dettagliata sugli iscritti. Vi aggiorno velocemente sugli iscritti al 2013, perché anche se stiamo facendo adesso il congresso, l'anno radicale per l'iscrizione è iniziato già da 2-3 mesi, attualmente abbiamo 296 iscritti. 240 con la formula a pacchetto e 56 con la quota piena a Certi Diritti. Per quanto riguarda il bilancio, quindi noi avevamo un avanzo negli anni precedenti di 5.200 euro circa.
Abbiamo detto che abbiamo raccolto appunto circa 17.000 euro di iscrizioni e quasi 3.000 euro di contributi. E alla fine dell'anno abbiamo avuto un avanzo di bilancio di 4.600 euro circa, e quindi abbiamo chiuso il 2012 avendo in cassa 9.800 euro. Questo ovviamente il bilancio si chiude al 31 dicembre 2012, e in questi tre mesi ovviamente sono arrivati altri nuovi contributi, nuove iscrizioni, tolto il costo di questo congresso, attualmente abbiamo in cassa poco più di 10.000 euro, che comunque per noi non abbiamo mai avuto un soldo, non sono pochi. Saremmo potuti crescere di più, e infatti la prima cosa che abbiamo fatto quando siamo diventati soggetto costituente, quindi ci siamo staccati da un movimento politico, è stato quello di chiedere l'iscrizione al registro delle associazioni di promozione sociale. Purtroppo la nostra richiesta non è stata ancora accolta, e quindi certi diritti non può ancora beneficiare del 5 per 1000. Abbiamo partecipato anche a un bando del Ministero delle Pari Opportunità, che purtroppo abbiamo perso, era di 10.000 euro, e mentre abbiamo vinto degli euro, come ha ricordato poco fa Yuri. Anche se poi ci tengo a dire anche che Certi diritti, come molti sanno, è un'associazione che si basa totalmente sul volontariato, non ha assolutamente costi di gestione, di personale, quindi ancora più importante tutto quello che riusciamo a fare, proprio perché questi soldi che raccogliamo con il finanziamento vengono quasi interamente utilizzati per fare iniziativa politica. Nel bilancio trovare tutte le attività svolte quest'anno, come la ricordata di Yuri, altre magari ne faccio un accenno io. Quest'anno per la prima volta abbiamo fatto una campagna iscrizioni che è costata appena 1.000 euro e ha portato nuovi iscritti, ma soprattutto ha dato all'associazione grande visibilità sul web, e ha creato anche dibattito, proprio perché appunto era, come sapete, eravamo tutti nudi, e quindi si è parlato un po' di questa campagna. È una campagna che è nata per scherzo di Melilist, ma che per noi ha avuto un significato anche più profondo, perché poi sono stati i nostri iscritti che hanno messo la faccia, ma anche tutto il corpo in queste battaglie, nelle battaglie delle associazioni, dell'associazione, e poi altre iniziative che sono state fatte. Ha ricordato ieri la campagna Stop al gemellaggio a Milano e San Pietroburgo. È stata una campagna realizzata completamente a costo zero e sul web, ma che grazie ai video di personalità che abbiamo raccolto durante l'anno ha permesso di discutere la mozione presentata dal consigliere Marco Cappato, che era chiusa nel cassetto del Consiglio Comunale di Milano. E abbiamo visto che c'è stata una risposta sul web, anche in altre occasioni abbiamo lanciato una raccolta fondi per regalare il piccolo uovo che era stato duramente attaccato dalla destra a Milano. Abbiamo quindi deciso di lanciare una raccolta fondi su Facebook e siamo riusciti a regalare il libro a tutte le biblioteche rionali di Milano. Lui ha anche parlato del libro Certi diritti che le coppie conviventi non sanno di avere, che è diventato anche un progetto web che si chiama sosfamiglie.it e che raccoglie informazioni sui diritti utili alle coppie sia eterosessuali che omosessuali, sui diritti che già possono far valere in Italia, anche se molto pochi.
Un ultimo accenno lo faccio alla raccolta firme che abbiamo fatto nella città di Milano, di Roma e altre città d'Italia, insieme alla Vita Italiana, insieme all'associazione Coscioni, una raccolta firme per una proposta di iniziativa popolare sui diritti delle coppie di fatto. E credo, al di là del risultato, che Milano ha avuto un risultato positivo con l'istituzione del registro, in altre città magari no, però credo che sia stato anche importante per far capire, perché c'era un po' di confusione, che il nostro obiettivo non era quello di avere un semplice registro che da solo non serve a nulla, ma di chiedere alle amministrazioni locali di parificare nelle materie di propria competenza le famiglie matrimoniali da quelle conviventi. E io chiuderei qui, e tanto che ci sono vorrei dire che ho molto dispiacere e non mi candiderò per il tesoriere di questa associazione, e perché altri impegni non lo permettono, però mi dispiace molto e faccio in bocca al lupo al nuovo tesoriere che ci sarà da domani. Grazie. Detto questa cosa, c'è la notte, c'è domani mattina, vediamo. E può essere un tesoriere, può essere una tesoriera, non è che noi abbiamo limiti di genere. Tra le tante cose che abbiamo ricordato, che l'associazione ha fatto, costruito in questo anno e mezzo, abbiamo dimenticato fuori di pagina, perché voglio ricordare, non solo per ringraziare un'altra volta il segretario, perché ci lavora molto, anche il signor Gabriella, perché lavora, raccogliamo documentazione, cerchiamo di fare anche un po' di informazione su materie che sembrano in cui c'è molta informazione, in realtà c'è molta poca, c'è molta confusione soprattutto, ma questo mi consente anche di ringraziare di nuovo la Radicale che ci ha dato lo spazio, c'è uno spazio che è significativo, lo spazio che ci sta dando questo congresso è molto importante, e quindi insomma di nuovo grazie al direttore, al settore radicale, mi dico che siamo in 15.000 persone che ci ascoltano, e quindi sono 11.000 pazzi scatenati che ascoltano la radicale, che ascoltano la nostra rassegna stampa, quindi tentano almeno di costruirsi un'informazione un po' autonoma rispetto ai mezzi di comunicazione che hai messo in questo tema, come spesso detto, sembrano parlare molto di più, in realtà parlano altro, parlano di gossip, parlano di altre cose, ma la sostanza è molto poca nella comunicazione italiana su questo tema. Allora, no, penso domani, se è meglio domani, mi lancio da votare, anche perché così i progressisti lo possono guardare, vedere, pesare, si possono duramente criticare e contestare nei loro interventi, e domani mattina non è un invito, è una possibilità, e domani mattina non è una votazione. Allora, molto volentieri la parola a Tonio Mercato, grazie per essere qui, e poi con Marilisa, se vuole parlare subito. Oppure cominciamo la sessione. Io mi avvicinavo subito a cosa che mi ho detto, sì, in effetti stiamo vivendo in un tempo straordinario, un momento eccezionale di emergenza di tutti, di emergenza che determina anche una presa di coscienza diversa da parte dei cittadini italiani, che sono chiamate ad attivare questi diritti. Noi come soggetti costituenti del partito in questi anni, tutti per competenza e tutti insieme per fine comune, abbiamo lavorato e lavoriamo, portando dei risultati a casa. Lavorando a 360 gradi, lui prima ha menzionato un'attività intera di un anno, facendo anche un percorso virtuoso, diventano tantissime le attività e visto
piccole conquiste che messe tutti insieme diventano un grande lavoro. E questo è un lavoro che facciamo tutti costantemente. Io non vorrei menzionare tutte le tappe, ma e parlare anche solamente di quelle che sono le ultime. Pensiamo al 20 dicembre in sede ONU, l'importanza delle due risoluzioni, pena di morte, mutilazioni genitali femminili, attivazioni delle giurisdizioni, uscendo anche dai confini europei, sia ad arrivare alla Corte Interamericana dei diritti umani, decisioni che vedono anche il nostro intervento al fine di contribuire alla formulazione di una decisione che sia rispettosa dei diritti umani. E questo accade in materia di carcere, questo accade in materia di diritto alla cura, e questo accade in materia di diritti personali o fondamentali. Insomma, di lavoro facciamo tantissimo, però l'Italia continua a rimanere un'isola separata dal contesto mondiale. Io ricordo lo scorso febbraio quando la Corte EU ha affermato il principio di non discriminazione tra coppie omosessuali e coppie eterosessuali in materia di adozione. Una decisione importantissima e sotto i riflettori dell'intero ordinamento comunitario. In Italia è partito molto possibile. Fossero stati i nostri comunicati, le affermazioni che accoglievano con soddisfazione questa decisione, che contribuisce a creare un'evoluzione di un diritto comunitario a cui gli Stati membri si devono adeguare. Dei diritti in tutti i campi in Italia per portato, portato da un legislatore che purtroppo usa i temi che noi trattiamo solo in modo strumentale. Ho partecipato ai lavori all'epoca del governo Prodi su un disegno di legge tipo che non c'era nulla, che non ha portato da nessuna parte, che non ha visto la presa di coscienza di un legislatore che non doveva essere lì per una libertà di coscienza sua, ma per rispecchiare il volere del cittadino italiano. Qual è il compito di un buon legislatore? Emanare leggi per i cittadini di uno Stato che aspetta delle risposte. E se ogni parlamentare all'inizio di ogni legislatura si fosse preso in carico la responsabilità di fare gruppo, di contribuire in questa evoluzione dei diritti ed affrontare un problema per volta, forse avremmo un'Italia un po' diversa. Giacomo e Giulio prima hanno ricordato il gran lavoro fatto dai parlamentari radicali. Ora non sono nome. Se si fosse diffuso il virus radicale in Parlamento, forse in questo momento noi avremmo una normativa diversa in materia di diritti, di persone e della famiglia. Noi abbiamo fatto un lavoro insieme con l'Ipis, coinvolgendo associazioni, esperti, e abbiamo depositato un progetto di riforma del libro primo del codice civile che tratta delle persone e della famiglia. Cioè non c'è bisogno tanto di fare tante leggi, basta aggiornare il libro primo del codice civile. Beh, è stato depositato, però la volontà politica all'interno del Parlamento di andare a discutere di questi temi c'è. Questo progetto di riforma ritengo che debba essere aggiornato, perché fortunatamente se abbiamo un Parlamento fermo abbiamo dei tribunali che riescono a intervenire, a colmare in alcuni casi dei vuoti normativi.
film importanti. Noi sono due anni che abbiamo iniziato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà, eutanasia. In materia di autodeterminazione abbiamo iniziato con l'associazione di Cucuscioni da due anni una grande campagna di informazione, anche su quelli che sono i modelli di paesi non lontani da noi, che prima fanno informazione e poi chiamano i cittadini a dare un proprio parere. E questa campagna, fatta soprattutto poi anche sull'eutanasia, ha visto il lavoro naturale della nostra associazione, con i consiglieri generali, con l'aiuto sempre del professor De Filippis, del dottor Mario Riccio, abbiamo elaborato un disegno di legge di iniziativa popolare per la legalizzazione dell'eutanasia e per il riconoscimento del testamento biologico. E quindi abbiamo iniziato a raccogliere firme in tutta Italia e sono contenta che lui prima abbia annunciato l'adesione anche di certi diritti, e questo è anche il pretesto, approfittando per i profili di Radio Vaticana, di lanciare un invito anche a chi ancora non ha aderito. In questi giorni stanno avvenendo altre associazioni, personalità del mondo scientifico, della cultura, a sostegno con un impegno, ma anche i cittadini italiani che si attivano per raccogliere queste 50.000 firme che dovrebbero raccogliere nel tempo di 6 mesi, quindi proprio oggi l'avvocato Pato è in Veneto, a Vicenza e a Padova, impegnato con i compagni lì in conferenza stampa a raccogliere firme, si scusa, ma tramite me manda anche i suoi saluti. L'invito che io faccio a chi ci ascolta di aderire, di attivarsi, di rivolgersi direttamente all'associazione di Cucuscioni e anche al sito eutanasialegale.it, il responsabile qui in sala, il responsabile del coordinamento della campagna è Matteo Mainardi, e dopo un gran lavoro di informazione noi ci aspettiamo quelle testimonianze che in questi mesi sono uscite tramite noi, gente che per affermare il proprio diritto all'autodeterminazione a scegliere, a fare una decisione che fa parte della vita. Nella vita è naturale ammalarsi, è naturale arrivare a momenti del genere, e una persona deve avere la possibilità di poter decidere se vuole. Bene, tramite noi sono uscite fuori tante testimonianze con dei video che abbiamo anche diffuso di persone che sono costrette purtroppo ad andare all'estero per ricorrere all'eutanasia. Ci auguriamo che la raccolta firme abbia un'accelerata immediata e che il numero di 50.000 firme sia raccolto anche prima dei 6 mesi. Lo strumento di democrazia diretta è uno strumento che consente ai cittadini di intervenire su delle leggi che non condividono o di proporre delle leggi di cui sentono l'esigenza, ma anche un momento di sprono per il Parlamento che dovrebbe legiferare bene, avendo un principio di laicità che è sancito dalla nostra Costituzione. Abbiamo insieme attivato le iniziative popolari comunali a Milano e a Roma. A Roma c'è stato un insuccesso che in realtà secondo me è parziale, perché non ci ha consentito di depositare delle firme, ma che ha visto una grande partecipazione e veramente per poco ce l'abbiamo fatto. Però adesso in questo momento c'è un nuovo tentativo in corso. Su Milano siamo riusciti a raccogliere firme su unioni civili, politiche antidiscriminazione, testamento biologico, regolamentazione della prostituzione, stanza salvavita e salvavita da emozioni. Su prostituzione e droga siamo stati fermati dai garanti comunali, sulle unioni civili la giunta Pisapia ha approvato il registro durante la nostra campagna di raccolta firme, e sul testamento biologico, le politiche antidiscriminazione, il Consiglio sta esaminando i testi di questi giorni. Io personalmente, mi avvio alla conclusione, credo che l'iniziativa popolare sulle libertà civili è un modello che potremmo insieme con altri soggetti costituenti del Partito Radicale interessati applicare in modo sistematico in giro per l'Italia,
nella speranza che come radicali si riesca anche presto a conquistare delle condizioni che sono state iniziative anche a livello nazionale, che servono innanzitutto a far uscire dai cittadini italiani quel desiderio di far parte di una politica che vede troppo spesso dei risultati temi importantissimi. Sono i temi che riguardano tutti noi, sono i temi che riguardano i singoli, le famiglie, le vite che fanno parte di un paese che anche su questi temi deve essere comunitario e non solamente per quello che significa risolvere le problematiche economiche, dimenticare le persone, dimenticare i diritti delle persone e far lasciare uno stato di democrazia e ci porta sempre di più a qualcosa che tutti noi dovremmo dimenticare, che purtroppo fa parte della nostra storia. Greta, come era presente stamattina e ha sentito come i deputati che erano più presenti hanno risposto alle nostre sollecitazioni e forse lì qualche spiegazione c'è, non so che cosa ci porterà per il lavoro, ma i deputati presenti hanno detto che addirittura con questa dichiarazione che mi ha un po' colpito, devo dire, positivamente ma anche un po' negativamente, quando i deputati dicono che sono disponibili alla propria firma per presentare un progetto di legge popolare e così via, cioè, però c'è questa disponibilità, magari invece che 50.000 diciamo che la cosa 500.000 è un prodotto, no? E anche questo forse è un dato. Esatto. Io mentre sentivo alcuni dei deputati che sono intervenuti da un lato sono stata anche contenta della disponibilità, della novità in alcuni casi, ma su alcuni interventi sono, devo confessare che invece la mia preoccupazione è aumentata per quello che è il nostro Parlamento attuale e per il momento eccezionale e straordinario che stiamo vivendo, che purtroppo esige altre risposte, altri interventi. Sì, concordo, e per recitarmi ai tempi non ordinari che stiamo vivendo, ahimè, mi sembra che ci siano persone, non parlo dei presenti, ma complessivamente mi sembra che la risposta sia la straordinaria, non quella straordinaria della situazione. Però noi, io personalmente, la nostra associazione anche ha sempre portato un bicchiere di pieno, potremmo con un quarto, potremmo con un settimo, potremmo con un ventesimo, che poi ha qualcosa di lì per fare, per portare a casa qualche risultato, cioè una questione proprio di non sopravvivenza, strategia vera e propria. Quindi ringrazio Filomena per aver fatto questo intervento. L'indicazione dell'iniziativa popolare è comunque un'opzione per noi, successo i nostri temi, è una grande opzione, non è escluso che possa essere un'opzione comune tra associazioni della classe radicale, perché ci potrebbe essere una convergenza all'interno del partito, all'interno della classe, in qualche modo si è già discusso di ipotesi di questo tipo, o il calendario, o le firme, forse lavorandoci bene possono uscire fuori 4-5 proposte più importanti, generaliste, che diventano, possono diventare un veicolo di iniziativa politica per strada, così come sta facendo questa procedura sull'eutanasia, su altre materie per la prossima estate, per il prossimo autunno, in vista di altre esperienze. Però la discussione in piena non è una proposta politica della nostra associazione, è un'ipotesi secondo me sulla quale possiamo ragionare insieme, no? Quindi grazie Filomena, vi ricordo che sono aperte le iscrizioni a parlare, sono già scritti Riccardo Cristiano, Massimo Enardi e Marco Marchese. Adesso devo volentieri la parola alla nostra attivista per i diritti umani, al Borghese Centro Universitario, Marisa D'Amico, e vi voglio ricordare nel frattempo che lei arriva, che appena uscito un suo nuovo libro che si intitola La città è donna, la casa editrice è l'Asino d'Oro, piccola casa editrice di Asino, però
il libro c'è, esiste, ce lo parla sicuramente gli ascoltatori della vita e lo potete comprare anche. Grazie. Grazie, io vi ringrazio moltissimo anche per la citazione del libro, mi piacerebbe organizzare con il dibattito magari appunto in relazione a questi temi al libro, pensavo che il libro è stato presentato a Roma, tra l'altro anche la prima città, quindi insomma noi siamo molto contenti per l'occasione. Ecco, io devo dire che questo giorno sono arrivato, come dire, la mattina di oggi mi hanno molto arricchito, sono molto contenta di essere qui, perché perché è stato importante comunque a Napoli, in cui si stanno facendo molte cose, sentire direttamente appunto dal sindaco, dall'assessore, che cosa si sta facendo a livello comunale, e poi anche diciamo un dibattito sia a livello internazionale, come la questione delle portate, e a livello anche dei parlamentari, è stato un dibattito molto interessante. Volevo far condividere con voi questa riflessione, però è venuta anche a me, mi riferisco anche a tutte le cose che ha detto, che ha accennato anche noi diciamo siamo abituati a ragionare per quanto riguarda la situazione italiana, purtroppo diciamo rispetto a una situazione che potremmo definire come l'emergenza dei diritti, la notte dei diritti, l'assenza, diciamo, della politica, insomma, e siamo quindi abituati a ragionare su questa grossa carenza, su questa grossa lacuna, soprattutto da parte della politica, dal punto di vista della garanzia dei diritti nella prima parte della nostra Costituzione. Con la mia impressione e anche il motivo di preoccupazione proprio diciamo come costituzionalista, è che quello che stiamo vivendo in particolare in queste settimane ci mette di fronte a un'emergenza anche sull'altra faccia, diciamo, dei due lati del costituzionalismo, da una parte i diritti e dall'altra quello che nella, diciamo, nell'articolo 16 della Dichiarazione dei diritti del cittadino si parla di diritto dei poteri, ma diciamo quello che noi chiamiamo in gergo la forma di governo, cioè noi abbiamo in questo momento un momento di emergenza proprio costituzionale, con una lettura che da parte del Presidente della Repubblica e delle forze politiche di quello diciamo insomma, di procedere anche in un momento di critico, con un ingorgo istituzionale ovviamente non immaginabile a questi livelli, ma probabilmente immaginabile però sempre diciamo a freddo per quanto riguarda il risultato di una legge elettorale che poteva dare ancora peggiore se è applicato di nuovo diciamo tra qualche mese come qualcuno tenta di portare avanti, e quindi siamo in un'emergenza costituzionale sulla seconda parte, quindi quella della forma di governo, quella del potere, che però è intimamente legata ai diritti. Per questo mi sembra importante comunque stare anche su questo pezzo, cioè ragionare sul fatto che anche e ragionare anche diciamo, rispetto a diciamo, un ambiente in cui si parla diciamo, si affronta il tema dei diritti, però di quanto questi aspetti siano connessi e di quanto vorremmo però come cittadini italiani a questo punto anche che la nostra forma di governo, che quella parte lì fosse diciamo più garantita. Che cosa pensiamo rispetto a quello? Perché, cioè, perché quello poi determina quest'altro, cioè determina il fatto che per i diritti ci si possa effettivamente occupare e che ci sia anche un Parlamento che possa lavorare. Allora vi dico molto sinceramente, sì, si possono fare commissioni, però è chiaro che l'idea che anche diciamo si possa staccare il lavoro parlamentare, il lavoro diciamo di chi è stato eletto e che dice io voglio lavorare però me ne frego diciamo di decidere anche in ordine a un governo, ecco questo mi sembra un pochino diciamo un punto veramente scoperto, perché poi è un punto scoperto rispetto al quale non abbiamo delle risposte razionali anche dal punto di vista scientifico, cioè nel senso che scientificamente noi possiamo staccare il pezzo e dire sì è vero, prendiamo il regolamento, prendiamo il Parlamento, quel parlamentare eletto deposita i suoi progetti e bravo, noi ci mettiamo in contatto con lui e lo facciamo lavorare, ma tutto questo però diciamo deve essere una cornice, un marchingegno in cui non fai lavorare solamente le lancette dell'orologio, devi fare in modo che l'orologio diciamo lavori, quindi se l'orologio deve lavorare ci deve essere un governo, ci deve essere un Presidente della Repubblica, ci devono essere anche, ci deve essere anche una pagina meno bianca diciamo che riguarda i poteri del Presidente della Repubblica e della nostra forma di governo, perché se è così bianca, perché i costituenti l'hanno voluta così, ma adesso viene riempita dalla Costituzione materiale. Allora, oggi che è stata riempita da una qualità, magari con delle decisioni abbastanza sagge, ma domani potrebbe essere riempita da qualcun altro. Ma su questo, secondo me, è importante che anche in una, diciamo, una serie di riflessioni ci facciamo delle interrogazioni, e mi sembra veramente molto importante quello che voi state facendo a livello di metodo, perché questo è un metodo nuovo che noi dobbiamo portare avanti con forza. Il fatto di non pensare alle
invece il confronto con gli altri paesi, perché appunto anche l'esperienza francese, cosa c'è di diverso rispetto alla Francia in questo momento? Cioè che lì noi abbiamo uno Stato e diciamo una Costituzione che funziona con determinati tesi e contrattesi, e a questo punto diciamo con delle dinamiche molto simili rispetto a quelle che sono le idee appunto di certi civili piuttosto che anche altre che ce l'abbiamo detto. Quindi garanzia dei diritti e divisione dei poteri, ma allora, quindi come possiamo secondo me anche ragionare tra di noi? A me piacerebbe molto, penso che lo farò nelle prossime settimane, cercare di aprire un dibattito, magari con quello che anzi, ma così un pochino anche libero, anche sulle prospettive che ha avuto il cambiamento della Costituzione, addirittura dei genitori della Costituzione, di sistemi costituzionali che meglio lo garantiscono anche poi una tutela dei diritti. E questo è un punto importante. Altri due punti molto, diciamo, sinteticamente, perché non voglio far rubare troppo tempo. Però da questa giornata di oggi, cioè da ieri, da pomeriggio di ieri e dalla mattina di oggi, a me sembrano che siano emersi due punti che erano molto importanti, anche questo perché ci dà un po' di fiducia, c'è una certa preoccupazione grande, grave, ma da dato una grossa fiducia. E cioè, qui ha detto dei magistri, sono invece anche presenti a Milano, e io l'ho sentito dire anche da un sindaco di un comune vicino a Lecco che ha riuscito in diciamo, una zona di pista a per primo, diciamo, dei suoi comuni a istituire il registro di medicina del testamento biologico. Ed è un sindaco che durante la campagna elettorale, in cui io diciamo la proprio che lo faccio, perché è mio amico, quindi siamo sentito già, vabbè, ma in quel momento ha detto no, state attenti, perché comunque non sarà una vittoria facile, ma soprattutto non sarà una vittoria facile per parte della protezione dei diritti, perché bisogna cambiare la cultura delle persone, e cambiamenti culturali sono lenti, però proprio per questo il momento, diciamo, il luogo comunale è il luogo che meglio si può prestare per fare questo cambiamento culturale. Se tanti comuni adottano un registro, si sentono tra di loro e incominciano, diciamo, a cambiare la mentalità delle persone, allora noi possiamo veramente portare un movimento forte. Quindi mi sembra ottima questa idea del manifesto per particolare per i sindaci, e quindi il punto fermo è che a livello comunale non solo non c'è una supplenza, una vacanza, qualcosa che il comune fa al posto del legislatore, ma che invece bisogna a livello più basso, più vicino ai cittadini, impegnarsi per lì incominciare a mettere dei pali dei punti. E l'altro aspetto su cui stiamo lavorando da anni, ma che dobbiamo ribadire, perché è anche un po' di orgoglio, come a Gallo, come siamo Clara, siamo impegnati e con tanti altri, siamo impegnati su queste battaglie, sui diritti davanti ai giudici. È chiaro che io non credo che passi il lato diciamo giudiziario e non lo crediamo, cioè ci vuole anche la politica, ci vorrebbe la politica, ma finché comunque non c'è una politica che lavori in maniera positiva a livello nazionale soprattutto, è chiaro che quello che può fare la Corte Costituzionale, la Corte Europea o anche un giudice appunto comune è tantissimo, e sono punti fermi che ci fanno andare avanti. Dico un'ultima anche due cose velocissime. Mi sembra molto importante quello che si sta facendo qui, perché è emerso anche se non in questo di metodo che a livello europeo si può lavorare anche con le reti di associazioni, e queste reti di associazioni a livello europeo sono un formidabile strumento politico, non della politica dei partiti, ma di quella politica alta, diciamo che quasi può unire e può far scaturire anche diciamo, delle idee o degli strumenti molto più efficaci, proprio perché sono più ampi, e poi anche perché diciamo, ci mettono, rimettono anche l'Italia in una rete che politicamente non ha a livello di e quindi l'ultimo punto, io penso che a livello appunto operativo si possa davvero cominciare attraverso certi diritti, insomma attraverso anche le persone diciamo, che con le diverse competenze anche agiscono in questo momento in Italia, creare, cominciare a creare veramente diciamo, dei momenti di riflessione come questi in cui ci si incontri tra associazioni, studiosi, scienziati, e anche poi politici, e politici a un certo livello diverso, in questo momento è diciamo, il nostro rappresentante vicepresidente del Consiglio di Zona 2 a Milano, e io mi trovo a essere presente a questa
un tentativo in qualche modo di leggere in modo definitivo e di vedere appunto una proposta del testamento, diciamo, del registro di fine vita in un comune, quindi, diciamo, il minimo dei minimi che si può chiedere a una società minimamente insomma venuta in un livelli preistorici, se c'è un tentativo proprio di bloccare con tutti quegli argomenti che in maniera molto interessata sono gli stessi argomenti, il tempo, il fatto che non c'è bisogno della tranquillità, che si stanno utilizzando in Francia per rimandare o per ostacolare la promozione del patrimonio qualitario. Allora rispetto a queste cose penso che possiamo davvero dobbiamo lavorare insieme e vi ringrazio molto per aver potuto mi ripeto, però questi giorni stanno facendo. Grazie. Grazie per il tuo contributo che di nuovo ripeto, mi ripeto, è molto ricco di indicazioni anche di lavoro. Un ulteriore passaggio prima della sessione internazionale e io inviterei Gabriella a prendere il posto sotto noi, non dico il cognome perché tanto lo sbaglio sempre, e quindi lei è la nostra mentore, organizzatrice, attivista di questa partita di affermazione civile, punto 2, senza dimenticare Gennaio, che anzi è sempre presente, è sempre attivo, è stato l'iniziatore sostanzialmente di questa iniziativa che ha dato un sacco di risultati, sta dando un sacco di risultati, ancorché silenziosa e un po' così guardinga, col passo del leopardo, in realtà è un'azione che poi porta ai risultati concreti. Quindi la parola a lei, che veramente non ho detto che dire, perché alle 7:21 non c'è niente, do la parola per la prossima volta. Ecco, sì, adesso volevo prima di tutto ringraziare Germani perché di fatto gran parte del lavoro è stato fatto insieme. E però voglio concentrarmi sul discorso di uno dei filoni che è stato scelto di operare in modo di operare di affermazione civile, che è quello, è stato quello di scegliere e di declinare i vari diritti e i vari punti di ordine, le coppie eterosessuali e le coppie dello stesso sesso potevano dimostrare che subivano una discriminazione evidente e su quei punti andare poi nei tribunali, impugnare le leggi che ci venivano dati e in questo modo affermare comunque la necessità di garantire tutti gli stessi diritti. Naturalmente facendo riferimento anche a quel poco di dottrina che ci sostiene, quindi la sentenza della Corte Costituzionale del 8 del 2010 e anche l'ultima sentenza della Cassazione che è negativa, però di nuovo ha riaffermato che la cosa principale che poi in realtà è la novità di questo periodo, che anche la coppia dello stesso sesso è una formazione sociale che aiuta ad essere tutelata e ad avere gli stessi diritti rispetto alle altre coppie. Allora, noi siamo partiti e una cosa che io credo sia stata veramente per me una grandissima soddisfazione è stata che per la prima volta l'Italia, le istituzioni, hanno dovuto comunque rilasciare un documento alle coppie dello stesso sesso riconoscendole come coppia, sebbene soltanto ai fini del soggiorno, per cui è comunque il primo documento che una coppia dello stesso sesso è riuscita a strappare in qualche modo al rispetto pubblicamente e alle istituzioni italiane, per cui ecco, mi tolgo un sassolino dalla scarpa quando non so, ha fatto un elenco delle prime 10 cose, cioè delle 10 cose più importanti che i movimenti LGBT eccetera hanno tenuto quest'anno, ha dimenticato che invece la sentenza di Reggio Emilia, l'ordinanza di Reggio Emilia è stata invece una tappa molto importante in questo percorso. Io dico sempre lavori fianchi, mentre Maria Elisa e Massimo Clare, altri cercano di prendere e di lavorare di più sul riconoscimento appunto del matrimonio eccetera, io invece faccio un lavoro di sfiancamento, diciamo così. Però io credo che abbiamo anche fatto veramente un bel foro, il muro che era assolutamente
assolutamente impermeabile a qualsiasi tipo di richiesta. Devo dire che questa sentenza non è stata impugnata come di fatto nel CICE, che tra l'altro dalla Procura dello Stato diventata definitiva, però un lavoro nostro, proprio perché queste sentenze sono individuali, è stata quella di cercare di consolidare il risultato in modo tale che diventasse un diritto acquisito. Per esempio io da febbraio, dal 14 febbraio, praticamente il giorno dopo la sentenza di ordinanza di Reggio Emilia, sono stato contattato e seguito circa una settantina di coppie, dove da una parte la rete delle informazioni così, oppure ha realizzato questo percorso per avere un riconoscimento della possibilità di soggiornare con il compagno, partner dello stesso sesso in Italia, e alcuni hanno appunto iniziato questo percorso di matrimonio, di unione civile, e poi abbiamo anche affrontato delle situazioni diverse, per cui questo riferimento alla libera circolazione è stato declinato per persone, per coppie che avevano un matrimonio in Europa, un'unione civile oppure un matrimonio all'estero. Devo dire che all'inizio non ci sono state grosse difficoltà da parte delle questure, perché Milano, per esempio, diceva addirittura nello stesso giorno ci aveva concesso la carta di soggiorno per familiari di cittadino europeo, che è una carta di soggiorno che viene data per 5 anni e poi diventa definitiva il suo rinnovo, quindi è una prima cosa. Ma in realtà poi hanno cominciato a sollevare tutta una serie di motivazioni per cui cercavano in qualche modo di metterci in difficoltà. Da una parte credo che molto sia proprio dovuto alla non conoscenza addirittura del decreto legislativo a cui facciamo riferimento del 2007, per cui chiedevano alle coppie una documentazione che non esisteva. Addirittura c'è stata una questura che a fronte della presentazione del certificato di matrimonio ha chiesto un'autocertificazione a uno dei ragazzi dicendo che loro erano una famiglia, per cui cose assolutamente ridicole. Oppure un'altra questura che ci ha chiesto di far trascrivere prima il matrimonio prima di poter avere diritto ad avere questa carta di soggiorno. Oppure ancora questo fronte che si è creato ultimamente, per cui sia Roma che Milano hanno tentato in qualche modo di bloccare il rilascio della carta di soggiorno, sostenendo che non era da considerare valido il matrimonio celebrato nei paesi extraeuropei, quindi una cosa che poi per fortuna è arrivato. Allora, una cosa fondamentale che io voglio ricordare sono le persone che ci hanno aiutato in questo percorso, perché senza queste coppie non saremmo andate da nessuna parte. E quindi grazie a Flavio, grazie a Razza, grazie a Claudio, Adrian, Guardaro, Edoardo. Coppia, per esempio John e Sergio, e Sergio ha 65 anni, e quindi pensate, no? Il percorso dove finalmente alla fine quantomeno riesce a 65 anni pensando a progettare un progetto di vita che sia consono rispetto alle sue aspettative. Non ci siamo fermati qui, la grossa difficoltà per me è appunto riuscire a trovare delle coppie disponibili, ma non solo, riuscire a trovare nella vita di queste persone degli elementi dimostrabili di discriminazione che mi permettano poi, con l'aiuto di alcuni avvocati disponibili, per tutti Giulia Berin, perché è veramente fantastica, ho offerto a lei questa possibilità di darci una mano, l'ha veramente assunta in pieno, per cui lei da mesi sta lavorando, stiamo lavorando insieme. E le prossime cause di lotta di cui vi parlerò, come sto facendo con lei, e persone che magari sono disponibili perché in realtà nella loro condizione di vita non si riescono a trovare questi punti. Oppure persone che arrivate all'ultimo momento, quando stavamo partendo, si sono ritirate con una serie di problemi
non vanno sottovalutati perché è la visibilità, sono sempre cose piuttosto difficili. Allora, la prossima tavola pilota l'annuncio qui, perché finalmente abbiamo avuto, è stata fissata la giornata della prima udienza, sarà a Milano il 17 maggio, che è una data che tutto sommato trovo anche di buon augurio, ed è una causa pilota che abbiamo intentato con un diniego di riconoscere gli assegni familiari una coppia dello stesso sesso. La prossima che verrà depositata grazie a Massimo la settimana prossima, che ci ho sempre naturalmente la domiciliazione gratuita, ma poi devo vedere. È una causa che riguarda invece una coppia comunitaria, dove la novità è che siamo riusciti a far ottenere alla ragazza inglese, tra l'altro con chi ha sottoscritto l'unione civile con un'italiana, la possibilità di essere considerata a carico della compagna, che è questa la realtà, perché come comunitaria ha il diritto di rimanere in Italia dimostrando però solo che è la quindi a seguito di questa residenza acquisita noi abbiamo fatto la richiesta per esempio di essere in iscrizione al sistema sanitario nazionale, questa ci è stata negata e quindi lì è nata un'altra causa. Io come prospettiva ne ho un'altra e tra l'altro ringrazio la Radio Radicale perché magari mi ha finito un po' queste parole. Noi comunque stiamo cercando per esempio una coppia di persone conviventi italiane di cui uno sia carico dell'altro, proprio per rafforzare il discorso della richiesta di assegni familiari. Siamo riusciti ad ottenere un permesso per matrimonio di 15 giorni, seppure da un istituto bancario, per cui non ricordo per esempio a scuola o da un'amministrazione pubblica, perché comunque qui siamo sempre in settori privatistico, però comunque sono sempre dei passi avanti che vanno verso un obiettivo di riconoscimento. Ecco, fino ad ora le persone che hanno ottenuto grazie a noi la possibilità di avere questo permesso di soggiorno come familiare di cittadino europeo sono 15. Li abbiamo pure in itinere, qualche comune inizia a darci la possibilità di scrivere, di dare la residenza a una delle persone, che appunto la persona non italiana, di origine non italiana, anche a fronte della concessione del permesso di soggiorno. Io sono assolutamente tranquilla perché non hanno assolutamente la possibilità di sfruttarla. Come per esempio un'altra cosa che mi fastidisce molto è quello di trovare delle strutture molto impreparate su questi temi. È vero che sono delle novità, però è altrettanto vero che proprio su una richiesta fatta dalla questura di Firenze e Pordenone c'è stata comunque una circolare del Ministero del 26 ottobre dove di fatto ha legittimato il rilascio di questi permessi di soggiorno e quindi trovare delle misure che scambiano le nostre richieste con un provvedimento familiare piuttosto che per altro è una cosa che assolutamente non è accettabile perché sono delle persone che dovrebbero in teoria stare a difendere le leggi, di abitare le leggi soprattutto di magari conoscendo altro poi in alcune questioni ci sono veramente dei risultati, non è che non è così. Altra cosa su cui io tendo a lavorare e faccio un appello perché le due coppie che ho già poi se fossero di più sarebbe ancora meglio, soprattutto in diverse parti d'Italia, la legge italiana prevede che per le persone sposate con un altro comune italiano o italiana, dopo un anno di convivenza in Italia o prete se all'estero la persona italiana possa passare la cittadinanza italiana al marito alla moglie. Ecco, questo è un altro momento di discriminazione e così via. Se voi prendete il proprio ricordo che abbiamo lavorato che è veramente un manuale di sopravvivenza per le coppie in generale, coppie di fatto, per chi sceglie di non sposarsi piuttosto di chi non lo può fare, evidentemente, lì sono stati un po' declinati alcuni di questi aspetti dove emerge in maniera molto chiara la discriminazione tra le coppie. Ecco, in ognuno di questi
qui ad intervenire ieri, e sarebbe assolutamente una cosa che ci aspettiamo. Altra cosa che poi abbiamo fatto, tra l'altro, è che io ho fatto una piccola relazioncina che poi troverete mi ha rientrato in segreteria, ecco, il discorso di vestito a stesse famiglie che magari con delle collaborazioni diverse potrebbe veramente diventare uno strumento utile, perché sia per contattare le persone sia per dare le risposte, perché c'è veramente bisogno anche di informazione. Nel momento in cui le coppie prendono coscienza dei loro diritti, forse magari non accetteranno più di essere discriminati. E questo è quello che noi facciamo. E un'altra cosa che invece nel marasma di cose che ho fatto io ho dimenticato è che comunque nel bene o nel male noi da 3 anni riusciamo a garantire una newsletter settimanale di iscritti simpatizzanti, che è comunque rispetto ai nostri poveri mezzi un modo anche per comunicare e per mantenere un rapporto. Oltretutto le persone che si iscrivono io rispondo personalmente a tutti, perché io credo che sia doveroso, io lavoro comunque con delle persone e sicuramente le persone che rapportano le persone sono un aspetto che non voglio assolutamente sottovalutare. Ecco, questo è dove siamo arrivati in ora. Io credo che già l'anno prossimo avremo modo di aggiungere qualcosa. L'ultima cosa con cui io voglio concludere è che comunque il patrimonio che noi abbiamo ottenuto di informazioni, di elementi, abbiamo scelto di metterlo a disposizione di tutti. Noi abbiamo fatto delle quelle semplicissime, ma forse sono quelle tutte molto divulgative, su come poi di fatto permettere qual è il percorso che le persone debbano fare per riuscire, per esempio, ad avere questa carta di soggiorno come familiare di cittadino europeo. La potete scaricare sul nostro sito e a disposizione di tutti. Abbiamo lavorato perché in Europa sono due posti dove due regioni, fatto una nella Schengen, la Norvegia e il Portogallo, ci si può spostare senza la residenza. Michele e il nostro studio ci hanno dato delle indicazioni che riguardavano la Norvegia, noi abbiamo preparato quelle che sono le indicazioni che riguardano il Portogallo, anche queste sono a disposizione. E questo proprio anche in funzione di far capire, perché o noi lavoriamo, abbiamo degli obiettivi comuni e riusciamo a mettere a disposizione degli altri quello che è la nostra, cioè i nostri risultati, le nostre competenze, se no non andiamo da nessuna parte. E quindi ecco, un invito veramente perché poi si concretizzino questi lavori comuni. Questa mattina sono stata molto contenta che Romagna abbia accettato di iscriversi a partire al certo diritto, realizzare certi diritti, perché perché a questo punto è più coinvolto, e quindi vorrei veramente che sia un auspicio perché davvero si possano fare delle attività insieme, perché sicuramente questa è la forza. Le associazioni LGBT eccetera, perché io credo che ci siano direttamente vanno dalla A alla Z, e le associazioni di persone intersessuali, perché questa non è una battaglia LGBT, è una battaglia di laicità dello Stato e tutti devono essere coinvolti. Io non ho bisogno di dire sono eterosessuale o non lo sono, e non solo, i diritti non si concedono, i diritti ci sono o non ci sono. E quindi quando sento dire che bisogna provare a dare a queste minoranze certe cose, che siano rom, che siano persone omosessuali, medico e quant'altro, è una cosa che noi non dobbiamo accettare. Ecco, da questo punto di vista certi diritti è la metà. Spero che diventi sempre più grande. Un bel progetto di co-housing politico, certi diritti. Allora grazie per la tua relazione, ma anche per il
Poi lascerei la parola a Yuri che gestisce lui la tavola di fondo, adesso la tavola di tematica sulle questioni internazionali, comincio a ascoltare e vi ricordo che comunque potete iscrivervi a parlare alla presidenza e lasciando il voto. Allora, io intanto vi subito alla presidenza i nostri relatori e oratori, Antonio Stato, molto radicale, ovviamente, per parlare della squadra, Renato Savanini di ICCA, che tutti spesso ci viene a chiamare in lavoro, ma in realtà è ICCA, che è l'unica ICCA globale, appunto, e Elisabetta Pronti dell'associazione ICCA. Allora, questa sessione che iniziamo con un po' di ritardo è è titolata Valori tradizionali contro i diritti umani, Uganda, Russia e il resto del mondo tra vecchi e nuovi fondamentalismi. L'intenzione in questo caso è l'idea ci è venuta anche sull'onda di questa risoluzione che è stata approvata a Ginevra, per la Unione, è stata già citata oggi, una risoluzione di cui leggo solo il titolo, si intitola Promuovere i diritti umani e la libertà fondamentale attraverso una migliore comprensione dei valori tradizionali dell'umanità. Titolo sibillino, ma l'intento è chiaro, cioè è quello di condizionare i diritti umani che sono per definizione universali ai valori tradizionali che ciascun paese potrebbe avere. Un'iniziativa della Russia che è stata sostenuta da vari paesi, naturalmente l'Uganda che in questi casi non manca mai, ma anche da Angola, Arabia Saudita, Bangladesh, Giordania, India e altre. E quindi la tensione tra valori tradizionali e diritti umani è una tensione che qualcuno cerca di rendere sempre più forte, perché non è poi tutto così scontato. Oltre ai oratori che noi abbiamo qui presenti, ci saranno degli interventi video, tra cui quello di Antin Aisai, che è il primo ambasciatore della Pink Embassy albanese, che ci spiegherà come questo rapporto tra tradizione e diritti umani viene vissuto in un paese balcanico che sta diventando anche un po' un paese leader per quanto riguarda i diritti delle persone LGBT nell'area dei Balcani, che la Olga Legrova, che appunto è la communication manager dell'associazione Coming Out di San Pietroburgo, che come dicevo prima su è attivista, lavora in uno dei paesi che è promotore di questa azione internazionale molto forte volta a condizionare e ridurre il concetto di diritto umano da quel concetto che è appunto universale da un concetto declinabile secondo le diverse sensibilità dei vari stati. Ora passo subito la parola ad Antonio Stanco, che è il maggiore responsabile delle politiche transnazionali, delle politiche radicali transnazionali, da anni lavora in ogni consesso internazionale per affermare la cultura dei diritti umani, per fare il radicale, come i radicali sanno fare su questi temi, e quindi lui farà l'introduzione vera e propria a questo panel e poi proseguiremo con il dibattito. Grazie, sì, non è esatto che sia la persona che fa di più in ambito radicale su questi temi, in generale le iniziative internazionali, perché il Partito Radicale dal 1988 almeno è un partito internazionale, quindi un po' tutti gli iscritti, i dirigenti sono chiamati a occuparsi di questi temi. È vero che fin dall'inizio degli anni 80
stato cercato di seguire direttamente, personalmente, iniziative internazionali, anche antelittera, prima che il partito prendesse questa denominazione ufficiale, con la quale è riconosciuto anche come ONG, con statuto consultivo all'ECOSOC delle Nazioni Unite. E vorrei dire proprio in partenza che all'inizio degli anni 80, quando ero leggermente più giovane, tanto più di 30 anni fa, uno studente di scienze politiche, ovviamente analizzavo quanto accadeva nei vari paesi con sistemi politici e sociali diversi, esisteva l'Unione Sovietica, il blocco sovietico, e fra le cose che mi colpirono, e se avessi avuto dei dubbi avrebbero determinato una mia posizione in questo campo, è che in Unione Sovietica vigeva un articolo del codice penale della Repubblica Federativa Sovietica Russa, sulla base della quale venivano poi fatti i codici penali formalmente nelle altre repubbliche sovietiche, il quale articolo univa i rapporti omosessuali con fino a 5 anni di lavoro forzati. Era un articolo che in realtà si riferiva soltanto a rapporti sessuali fra maschi, in quanto quelli lesbici non erano nemmeno previsti dal codice, e vedere che uno Stato che sarebbe dovuto essere laico, come l'Unione Sovietica, volesse interferire in quel modo per contare violenza nella vita privata delle persone, nelle case delle persone, nei rapporti sessuali, affettivi, mi convinse della importanza di studiare e affrontare quel tipo di problematiche. Da lì poi iniziai a studiare tutti i documenti internazionali relativi ai diritti umani, e come io giustamente appena detto, c'è cioè una questione di valori universali che poi occupano di questo nostro panel, e di valori tradizionali. Allora, l'universalità dei diritti umani è stata in realtà, giustamente Marco Pannella parla di diritti umani finora storicamente acquisiti, ma è stata acquisita e definita a partire dal 1948 con la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, poi con gli altri due documenti fondamentali che sono delle vere convenzioni, il Patto Internazionale sui diritti civili e politici e il Patto Internazionale sui diritti economici e sociali e culturali, entrambi del 1965, e questi documenti dovrebbero essere vincolanti anche giuridicamente, non solo come grandi dichiarazioni di intenti, per tutti gli stati che li hanno ratificati. Che cosa succede? Che intanto è chiaro che i regimi autoritari, totalitari, dittatoriali normalmente non hanno alcuna intenzione di rispettare ciò che scrivono, ma alcuni stati pongono anche delle riserve, delle clausole di riserva alle convenzioni che sottoscrivono. Per ciò che riguarda in modo particolare i diritti all'eguaglianza di genere, alla libera sessualità e questioni relative alla sfera dell'espressione più privata della personalità umana, è chiaro che per esempio l'Arabia Saudita e altri paesi dove la popolazione è maggioranza islamica e i regimi si reggono con formule che si richiamano a certa interpretazione dell'Islam, ci sono delle clausole, delle riserve, per cui si dice per esempio che in caso di contraddizione tra i termini della convenzione e le norme del diritto islamico, il regno, l'Arabia Saudita, non è sotto obbligazione di osservare i termini della convenzione. Per cui si firma la convenzione, si impone una clausola che ne limita la portata principale in campi molto importanti. Ma Russia, che è uno dei paesi dei quali giustamente oggi stiamo parlando più in dettaglio a causa di questa legge contro la propaganda omosessuale,
La Russia si era, come sappiamo in questa sede, liberata insieme ad altre repubbliche ex sovietiche da quello famigerato articolo del Codice Penale che puniva l'omosessualità. Ci sono stati all'inizio degli anni 90 i momenti di visione liberale, parzialmente libertaria, del progresso sociale in Russia. Avrebbe l'opportunità, molto proprio per conto del Partito Radicale, di essere testimone diretto di quelle fasi di passaggio, e sono stati momenti di più grande speranza, ma poi con la fine non esattamente gloriosa del periodo di Yeltsin, con la guerra in Cecenia e con l'avvento del potere di Putin su una base autoritaria e repressiva, il cerchio è tornato a chiudersi. Ed ecco la questione dei cosiddetti valori tradizionali, che molto hanno a che fare con una certa visione della morale. Mentre, come sappiamo, l'Unione Sovietica era formalmente uno Stato ateo, dove la religione era libera ma la propaganda religiosa era vietata, per cui c'era una sorta di compromesso di sistema, per cui formalmente c'era la libertà religiosa ma c'erano dei notevoli limiti all'esercizio di alcune forme di spazio pubblico della libertà religiosa stessa. Ci sono stati poi gli anni quasi anarchici dopo la fine dell'Unione Sovietica, dove si è cercato di regolamentare il fenomeno. Che cosa ha fatto la Russia, paese dove la grande maggioranza della popolazione, ma non tutta la popolazione ovviamente, aveva prima della rivoluzione del 17 un forte sostrato cristiano ortodosso? Si è andata a riconnettere, a rinsaldare con il patriarcato ortodosso autocefalo di tutte le Russie. E questo legame, voi sapete che tradizionalmente il trono del Cremlino e il trono del patriarcato erano molto vicini, quasi interdipendenti l'uno dall'altro, soprattutto fino alle riforme di Pietro il Grande, e poi la cosa è stata ripresa nel XIX secolo. E rinsaldare il rapporto tra Cremlino e potere della Chiesa ortodossa russa ha avuto degli effetti perniciosi sulla laicità dello Stato e sulla libertà delle persone. Tant'è che proprio Vladimir Putin, fra le altre cose, oltre a farsi vedere sempre più spesso in cerimonie religiose con il patriarca, eccetera, ma recentemente si è detto molto favorevole a promuovere quasi la riabilitazione, se non una sorta di santificazione, di un personaggio che fu primo ministro dal 1906 al 1911, che era Piotr Stolypin, e che aveva fatto del suo peggio accanto ad alcune riforme in campo agrario, ma reprimere in modo estremamente duro, con migliaia di impiccagioni, i tentativi di grandi riforme liberali in Russia prima della Prima Guerra Mondiale e della successiva rivoluzione. Allora Stolypin è un personaggio molto amato da tutti, che ha promosso un premio in suo nome, sta mettendo insieme dei comitati di cultura e dei comunisti a Stolypin, eccetera. Ricollegandosi in questo anche all'antica tradizione russa dei tempi dello zar Nicola I e poi di Nicola II, per cui c'era il trono, c'era l'ortodossia e c'era la nazione. Le tre cose dovevano in qualche modo coincidere. Questo è chiaramente un pericolo contro il quale c'è certamente una minoranza di persone in Russia che cerca di resistere. Sappiamo che molti hanno cercato di resistere con manifestazioni, benché le manifestazioni
consentite liberamente in teoria dall'articolo 31 della Costituzione della Repubblica Russa, della Federazione Russa, vengano normalmente represse. Per molti mesi un gruppo di poche decine di persone a Mosca, a San Pietroburgo e in alcune altre città ha manifestato tutti i 31 dei mesi di 31 giorni chiedendo che l'articolo 31 della Costituzione fosse rispettato, e normalmente queste persone sono state malmenate, arrestate, detenute per un paio di giorni, condannate a multe o a 15 giorni di detenzione amministrativa. E è chiaro che sono sempre meno persone che rischiano di avere questo tipo di trattamento per difendere dei principi, ancorché principi costituzionali. E io andrei a concludere per adesso, possiamo riprendere eventualmente dopo se ci saranno domande, ricordando che quanto negativo rispetto a ciò di cui ci occupiamo oggi, cioè diritti alla libera sessualità, non soltanto per gli omosessuali, ma in generale, è negativo anche per altri aspetti dei diritti umani. Per esempio, dove si parla di diritti delle donne. Nel mese di marzo c'è stata una sessione della Commissione delle Nazioni Unite sullo status delle donne a New York, e alcuni stati hanno cercato di minimizzare, di ridurre il contenuto dei documenti, delle risoluzioni, dei documenti finali, lavorando sul linguaggio, evidendo alcune formule che parlavano di pari opportunità, di eguaglianza tra donne e uomini, eccetera. Fra questi stati ci sono stati la Santa Sede, l'Iran, la Siria e la Russia. Questo mi sembra che ci dia il quadro amaro della compagnia in cui si trova la Russia oggi. Dell'Uganda, in certi diritti si è occupato anche con la presenza prima e la tragedia dopo del nostro compagno Cato, ma lì è evidente, che concludo, anche il ruolo che vi hanno i predicatori di un certo filone evangelico cristiano. Alcuni di noi hanno avuto l'opportunità di vedere un filmato di una di queste prediche che gettavano un discredito violento, oltre che una valanga di falsità, su tutti gli omosessuali, accusandoli delle cose più apparentemente inaccettabili che gli omosessuali, visti come una incarnazione terrena del diavolo, compirebbero nei confronti dei ragazzi. Allora il legame pericolosissimo fra fanatismo religioso, uso assolutamente strumentale, penso a Putin, io sono convinto che Putin di spiritualità religiosa non abbia alcunché, ma una evidente strumentalizzazione del fanatismo e del potere religioso, credo che sia estremamente pericoloso, e contro questo la cosa che più è da fare, a mio parere, è continuare con iniziative come questa e con tutte le iniziative che servono a parlare, a rendere pubblica il più possibile la questione in tutti i paesi, coordinamento tra tutte le organizzazioni che se ne occupano, perché i nostri amici in Uganda, come in Russia o altrove, hanno bisogno di non essere isolati, ma di avere una solidarietà piena e effettiva da parte nostra, e inserimento in tutte le istanze possibili, anche nel sistema delle Nazioni Unite. Qui il ruolo del Partito Radicale può essere utile, molto spesso io stesso ho condotto delle iniziative a Ginevra presso il Consiglio dei diritti umani dell'ONU, e credo che possiamo continuare a farlo, perché la cosa di cui questi regimi si alimentano, come sappiamo, è il silenzio o l'indifferenza degli altri. Noi spezziamo questi due loro punti di forza, abbiamo speranza di cambiare positivamente le cose. Vi ringrazio.
anche di cominciare a scrivere i personaggi di un paese complesso come la Russia, che porta poi la Russia a mettersi spesso e volentieri a capo di quello che, punto interrogativo, si sta costruendo come uno schieramento internazionale, perché i paesi che ha citato Antonio sono correnti in tutte le iniziative contro appunto i diritti umani, contro l'universalità dei diritti umani. Altro elemento importante è il sottolineare come i diritti delle donne, i diritti delle persone LGBT, sono tanti i fronti che vengono accomunati da questa apparente schieramento che sta formando e che sta cercando di in qualche modo scardinare, strumentalizzando la propria stessa cultura e la religione e anche a danno soprattutto dei suoi stessi cittadini stessi di questi stati, ecco appunto il campo si va sempre più ampliando e non rimane più stretto all'interno delle categorie che noi ancora in Italia continuiamo troppo spesso ad utilizzare. Comunico che sarebbe dovuto essere tra noi anche Khalid Chaouki, che è un recentissimo, recentemente eletto deputato del Partito Democratico di origini marocchine, che però purtroppo in un contrattempo dell'ultimissimo momento non è potuto essere tra noi. Quindi questo l'invito a Khalid era stato fatto proprio per cercare di iniziare a ragionare su come nelle culture islamiche e in particolare in questo caso arabe la destinazione dei termini, valori tradizionali dei diritti umani e queste tradizioni apparente che c'è, se qua c'è davvero, si possa capire e anche appunto eventualmente conversare. Passo adesso la parola a Renato Sabatini, che è co-chair di Ilica. Ilica è l'associazione internazionale di lesbiche gay, per sciogliere l'acronimo, ma poi in realtà si occupa di tutte le lettere dell'acronimo LGBT, quindi di diritti delle persone transessuali, bisessuali e intersessuali. E tra l'altro Ilica ha quest'anno, anzi l'anno scorso, tenuto la sua conferenza biennale proprio in Europa, a Stoccolma, ed è stato un momento molto importante di riflessione anche su questo tema. Quindi grazie mille Iuri, intanto un saluto da parte di Ilica, quindi acronimo imperfetto di International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association, un'associazione di associazioni che oramai ha superato i mille membri, mille associazioni membri, distribuite in tutti i continenti, diversa nave sotto presente. E comunico, la settimana scorsa abbiamo finito con successo il congresso di Gaza a Bangkok con la presenza di 200 persone e in rappresentanza di tutto il paese della regione asiatica. Allora, quindi un saluto, un ringraziamento a Certi Diritti, che lo ricordo è membro di Liga, oramai almeno 5-6 anni siamo dalla fondazione praticamente, e siccome ormai la mia partecipazione al congresso annuale di Certi Diritti sta diventando una sorta di appuntamento fisso, mi permetto di fare allora un intervento non celebrativo, una volta tanto, insomma, a volte c'è bisogno di interventi celebrativi, però qui siamo tutti adulti, siamo tutti, non siamo qui solo per dirci quanto siamo bravi, quanto soffriamo, ma siamo, credo, soprattutto qui per capire quali sono le migliori strategie per raggiungere i nostri obiettivi. Quindi, due parole sul contesto ONU. Io non so se poi avete il video di Charles Carter. Allora, quindi, presumo che siate già ben informati sul tema. Ecco, questo mi facilita la cosa. Ecco, innanzitutto, direi che insomma, l'importanza di quanto sta avvenendo al Consiglio dei diritti umani a Ginevra è naturalmente molto alta. Direi però anche di prendere tutto questo con un grano salto, nel senso che
E il lavoro di lobbying da parte delle nostre organizzazioni, tra cui anche io, come il Partito Radicale Internazionale, ormai hanno lo status consultivo con il Consiglio Economico e Sociale dell'ONU, è un lavoro importantissimo, ma come nel caso delle leggi dei paesi, cioè la legge del matrimonio, la legge dell'antidiscriminazione, bisogna sempre tenere conto del fatto che non sono tanto le leggi a cambiare la cultura di un paese, io credo. È semmai la cultura di un paese che cambia al punto per cui il Parlamento o l'organo legislativo competente, in questo caso l'ONU, eccetera, registra il cambiamento, prende atto di questo cambiamento di cultura e quindi lo traduce in ONU. Quindi, questo per dire, teniamo d'occhio e continuiamo a lavorare tenendo le Nazioni Unite, ma il vero lavoro che cambia la cultura dei nostri paesi è quello che facciamo tutti i giorni nel territorio. Allora, vorrei intanto, ecco, diciamo, parliamo di questa dicotomia, valori tradizionali, la tradizione e da un lato il diritto universale dall'altro. Allora, rispetto ai valori tradizionali e alla tradizione, qui mi permetto un po' provocatoriamente di dire che io da ateo e ateo vero, praticante, non credo in una visione teleologica della storia. Non credo che la storia sia una successione di eventi che eventualmente porta dal peggio al meglio o dal meglio al peggio, e credo invece che vi siano momenti della storia in cui individui e gruppi stanno meglio o peggio di altri momenti o di altri gruppi, senza alcuna garanzia che però questi momenti durino per sempre. Se volete una concezione della storia circolare o in ogni modo non lineare, ma da questo punto di vista, proprio con questa visione della storia atea, la parola tradizione, valori tradizionali, non mi spaventa, a condizione che non se ne lasci l'esclusiva ai nostri avversari, così come non lasciamo l'esclusiva dell'uso della parola libertà del Toscone e a PDL, o non lasciamo l'esclusiva dell'uso della parola famiglia della Chiesa, o non lasciamo l'esclusiva della parola natura ad alcuni elementi, e qui penso a un gruppo di verdi toscani all'inizio degli anni 90 che insomma erano contro i diritti LGBT sostanzialmente perché erano contro la natura. Quindi nel momento in cui teniamo sempre presente questi termini, nessuno ha il copyright sul vocabolario, noi siamo sempre liberi di appropriarci anche uno dei termini dati da qualcuno e di fornire un'interpretazione per il termine. Quindi esistono per esempio dei significati positivi del termine tradizione. Io sono un amante della musica classica, quando dico la musica classica è una grande tradizione dell'Occidente, ovviamente in questo caso è un uso assolutamente positivo del termine della tradizione. O posso dire che il welfare, le tutele dei lavoratori, fino a poco tempo fa, erano una tradizione di cui la socialdemocrazia europea giustamente poteva andare a volo. Oggi purtroppo si sta smantellando. Anche le parole utilizzate da Russia e altri nel testo della risoluzione sui valori tradizionali, e ne cito due, loro mettono per esempio dignità e responsabilità. Sono termini che per sé possono avere una valenza positiva, non è no. Tutto dipende ovviamente dall'intenzione dei parlanti, e noi in questo caso sappiamo che i parlanti russi ufficiali e i loro alleati non hanno buone intenzioni, però i termini in sé, che non hanno in questo momento nessuna definizione riconosciuta a livello internazionale dal punto di vista giuridico, sono reinterpretati quando l'importante è che noi sappiamo contrapporre a interpretazioni e altre interpretazioni. E quindi è importante relativizzare il termine tradizioni e valori tradizionali e ciò che viene descritto attraverso di esso. Noi, io penso, siamo parte della tradizione di ogni cultura che dobbiamo rappresentare. D'altro canto, ciò che spesso i nostri avversari presentano come tradizione è in realtà molto più recente di quanto vogliono far credere.
modello di famiglia propagandato dalla Chiesa Cattolica in Italia è più simile a una famiglia barilla, se mi passate il termine, degli anni 50, che alla famiglia come veramente era, per esempio, nelle classi popolari dell'Italia del 1700, cioè, era una struttura completamente diversa di persone che stavano insieme per un po' di tempo, poi non c'era il divorzio, ma andavano a vivere con qualcun altro, a volte si prendeva le figlie, a volte invece con loro. Quindi era un quadro assolutamente molto più fluido e molto più moderno di quanto si può fare. Il modello di famiglia, che è chiaramente la geografia vaticana adesso, è nella migliore delle ipotesi qualcosa che ha origine dopo la rivoluzione francese, quando insomma con l'avvento della borghesia si ha un po' una certa, un rapporto diciamo di amore, odio, ammirazione e disgusto per l'aristocrazia, quindi si limitano alcuni tratti che si respingono gli altri, però quindi per esempio c'è la separazione delle camere da letto tra figli e genitori eccetera eccetera, ma insomma una roba molto recente, certamente non è nemmeno la sacra famiglia di Giuseppe Maria, tra l'altro una famiglia da questo punto di vista molto più aperta. I capi di Stato africani che parlano di omosessualità come an-Africa, cioè non africana, si coprono di ridicolo nel momento stesso in cui rendono queste dichiarazioni nell'inglese, lingua ufficiale del loro paese, una lingua certamente non nata in Africa, l'ultima volta parlata, e nel nome di una religione, il cristianesimo, che in Africa è arrivata decine di millenni, se non milioni di anni, dopo la nostra storia. Quindi, se c'è qualcosa di an-African, è proprio lo spirito con cui si dichiara la processualità, non certo la processualità. La tradizione che alcuni di questi leader difendono è in realtà ben triste che non se ne rendano conto, o che se ne rendono conto non facciano qualcosa riguardo, e non è una tradizione, è l'ultimo esempio di una legislazione adottata dai primi coloniali. Questo vale per molti paesi africani, per molti paesi asiatici, dove sostanzialmente il codice di penale di riferimento era quello vittoriano del 1860. Non è un caso, perché in un sacco di paesi dell'Asia, Malesia, Sri Lanka, Singapore, Burma, Birmania, si parla del paragrafo 366, perché era lo stesso numero del paragrafo nel codice penale dell'Europa. Peggio ancora, in molti casi non è neanche una tradizione tra virgolette così centenaria, ma è semplicemente l'esito di un intervento esterno. Questo caso è un riferimento al legato, alle politiche pentecostali statunitensi. Queste pentecostali statunitensi negli ultimi 15 anni hanno lanciato, ma hanno investito moltissimo in una aggressiva campagna di conversione di quante più persone possibili in Africa, in Latin America, in Asia, e anche in Russia all'inizio, subito dopo il crollo, poi dopo, questo spiega forse il legame del profilo che erano tra Putin e la Chiesa Ortodossa, perché anch'io non credo che Putin sia fondamentalmente una persona che di suo sia particolarmente religiosa, però se questo legame di convenienza tra Chiesa Ortodossa e Putin è nato anche dalla gratitudine della Chiesa Ortodossa verso Putin nel momento in cui ha, una volta arrivato al potere, sbattuto fuori dalla Russia i missionari pentecostali che all'inizio degli anni 90, io mi ricordo, stavo finendo la tesi a Mosca ed erano, stavano cercando di fare modo di convertire. Le chiese pentecostali, tra ricordate, in Brasile, che è un paese che dal punto di vista della internazionale è tra i maggiori e principali alleati del movimento LGBT rispetto all'affermazione dei nostri diritti, ma che sul piano domestico è diventato un po' più tipico non solo con l'arrivo di Dilma Rousseff, ma già nella seconda metà del periodo di Lula,
proprio perché nel frattempo i pentecostali hanno convertito più di 2 milioni di cattolici brasiliani in evangelici e sono diventati una forza rappresentata nel Parlamento al punto tale da essere determinanti per il governo brasiliano. Motivo per cui il governo brasiliano ha dovuto farsi tirare le orecchie più volte dalla Corte Suprema brasiliana rispetto alla necessità di adottare una legge di patrimonio, di garantire le persone, eccetera, eccetera, perché di suo oramai aveva un po' perso l'iniziativa, preso in ostaggio del ruolo di questi evangelici. Dobbiamo tenere però presente il fatto che dietro il gruppo di paesi, dietro la proposta russa, quello cosiddetto di conservatori tradizionali, ecco, non è un gruppo compatto, non è, io non credo innanzitutto che sia un gruppo che tutti insieme da tanto da motivi ideologici, ma da convenienze geopolitiche e diplomatiche. Perché in realtà i motivi per cui questi diversi paesi difendono i cosiddetti valori tradizionali sono diversi da paese a paese. Alcuni hanno un obiettivo nazionalistico. Se volete che si tratta di governi che cercano una strategia con cui distrarre la propria popolazione dalle loro proprie magagne e corruttele varie, altri perché appunto hanno unendosi a questo motivo hanno comunque sono succubi di un'influenza esterna, come nel caso dell'Uganda, o altri come nel caso della Cina e se volete anche per motivi diversi della Russia, soprattutto la Cina che intrinsecamente non è più omofoba di tanti altri paesi del mondo, non è il contrario, ma che hanno una convenienza geopolitica perché ogni volta che gli occidentali si muovono in un modo, la regola è schierarsi, indipendentemente dall'argomento, eccetera, eccetera. Infatti uno dei nostri obiettivi dovrebbe essere, dal punto di vista di strategia internazionale, cercare proprio di rompere questo tipo di riflessi automatici. Ci stiamo riuscendo perché ci siamo riusciti con i paesi latinoamericani che hanno governo di sinistra e che quindi tradizionalmente erano restii a votare qualsiasi cosa su cui si cominciassero a avere il presidente degli Stati Uniti con l'Unione Europea, con un lungo lavoro di riconoscimento di nostra associazione in questi paesi, mi si è fatto capire, guardate, se votate a favore della risoluzione per i diritti dei migranti, non significa che siete automaticamente affiancati allo Stato di Televisione, se prima di avere una prima scelta di vita, significa che non è ma sul serio, e insomma questa strategia perlomeno in Latino America è stata fatta. E bisognerebbe quindi, come strategia, proprio tenere conto di queste diverse motivazioni dei vari paesi e agire su tre fronti. Sulla presunta origine occidentale dell'omosessualità. In realtà è occidentale se mai fosse il modo di organizzarsi delle associazioni moderne, non certo il sentimento di una variazione nell'orientazione sessuale del genere. Però il nostro movimento ha su scala globale le energie e le capacità di ricercare e di riflettere sulla presenza di variazioni nell'orientamento sessuale, nell'identità di genere, nella storia di ogni popolo e ad ogni latitudine in ogni tempo. Noi abbiamo una nostra, nel porto qui, che c'è Archini Occiola, che è della Section Minorities del Kenya, sono titolare in questo momento della quello che chiamiamo Women's Secretary. Lei è una dottorata che ha fatto proprio studi di rapporti tra donne all'interno di tutti quei villaggi. C'è, sta finalmente emergendo una ricerca anche proprio per distruggere questa argomentazione secondo la quale l'omosessualità ha un rapporto con la persona stessa sociale della comunità. Secondo, se non fuori la soddisfazione che anche invece l'influenza straniera come quella delle chiese pentecostali, allora qui l'obiettivo è soprattutto, e lo stanno finalmente facendo, delle organizzazioni LGBT statunitensi di svergognare queste chiese nel loro paese, perché sono sostanzialmente entità che godono in quanto religione gli sgravi fiscali possibili, cui molta gente, anche in buona fede, dona parecchi soldi, senza però rendersi conto, senza sapere che spesso questi soldi vengono poi canalizzati
per arrivare a finanziare un proprio come la proposta anche della società di Uganda, e un proprio come dell'altro ieri la notizia di due pastori che si sono recati con un codazzo di omosessuali convertiti, cioè proibiti, davanti alla casa della madre della ragazza, uscendo una protesta ben profonda, e praticamente parlando, sono congregato nella manifestazione, dice, alcuni di questi dicevano che loro non erano omosessuali dall'origine, ma erano stati convertiti o contaminati o plagiati. Una cosa non è che non lo so. Ecco, sarebbe bene che proprio nei paesi di origine, in questo caso negli Stati Uniti, le persone si rendessero conto che sicuramente c'è una parte di pazzi che danno i soldi volentierissimo a questo tipo di chiese e stra-contenti di aver usato questa moda. Però c'è sicuramente anche una parte di persone volentieri che non si rendono conto che questi soldi vengono usati per fare vere e proprie campagne. Se invece, ecco, l'appoggio è di tipo all'ideologia omofobica e soprattutto una questione di convenienza geopolitica, allora prevale un po' la strategia di cui ho descritto prima per i paesi latinoamericani, e secondo me con la Cina a lungo andare non potrebbe funzionare. È importante però che sia portata avanti dalle associazioni locali e nazionali, e in questo senso piano piano anche le associazioni LGBT cinesi, che sono tantissime, stanno cominciando a conquistarsi di tutti gli spazi, delle aperture di credito, per il momento solo all'interno della carriera. Allora c'è un primo passo, mi domani per avere anche un'interlocuzione diretta con il loro potere. L'altro ramo della dilemma, della dicotomia di cui invece si parla rispetto al valore tradizionale, è la questione dei diritti umani. Allora anche qui credo che sia importante per noi riprendersi il termine diritti umani, non lasciarlo usare solo da altri, compresi i nostri due governi, con l'interpretazione che vogliono. E soprattutto non lasciamoci tirare per la giacchetta di chi vuole che appoggiamo un governo che agisce per motivi che in realtà dell'Europa hanno a che fare con il rispetto dei diritti delle donne, delle persone LGBT, eccetera, eccetera. Da questo punto di vista io qui vorrei citare un grande radicale rispetto a Leonardo Sciascia. Quando gli si chiesero quale deve essere la posizione intellettuale rispetto alla politica, Leonardo Sciascia ha risposto comunque. Io credo che questa sia una cosa, una lezione importante di cui fare sempre le scuole. I diritti umani, come tutte le nozioni del sviluppo, nel bene e nel male, non hanno le fondamenta nel mondo se non quello che noi come comunità di esseri umani decidiamo di fare. Ed è quindi importante, cioè da questo punto di vista possono e devono diventare uno strumento politico di trasformazione, un senso più egualitario e giusto dei rapporti tra persone e persone, e tra persone e paesi e stati, solo se invocati ed applicati con coerenza e senza dubbi decisivi. Se ci scagliamo, permettetemi di fare questo esempio che sembra la propria, ma se ci scagliamo con grande forza contro l'Iran, che ci dimentichiamo della rappresentanza, avremo fatto un grande regalo a quei nostri avversari di vari paesi del sud del mondo che sostengono che la retorica dei diritti umani è solo un artificio per giustificare la politica estera dei paesi occidentali. Quindi nel momento in cui arriva il problema, devono essere veramente tutti quelli che violano i diritti umani. Credo sia anche opportuno ricordare che i paesi europei e gli Stati Uniti hanno solo molto di recente, dal punto di vista storico, adottato provvedimenti per garantire l'eguaglianza tra le persone indipendentemente dall'orientamento sessuale e dall'intelligenza. Da questo punto di vista non aveva tutti i torti, il 90% sì, ma non il 100%, il delegato iraniano che al Consiglio dei diritti umani dell'ONU faceva, oltre alla solita orribile sequela di insulti per gay e lesbiche, i paesi occidentali che oggi si erano difensori della parità di diritti per le persone LGBT non lo fanno con conseguenza diretta della dichiarazione dei diritti umani,
perché altrimenti avrebbero già adottato questi provvedimenti negli anni 50. Cioè, dobbiamo ricordarci che stiamo, è molto recente, ci sono, mi fa un po' specie a volte sentire alcuni nostri governanti parlare dei diritti di LGBT come se loro, con la loro parte politica, avessero difesi da sé. Ma in realtà è una roba recentissima. E quindi, in altre parole, e concludo, ecco, vale la pena ricordare che quindi questi cambiamenti recenti dei paesi occidentali sono tra l'altro più il frutto delle lotte del movimento e dei cambiamenti legati anche al contributo fondamentale del movimento femminista, che non un gesto di unità e generosità del governo attuale, anche qui, come alcuni di questi guardano fatti o quasi. In estrema sintesi, concludendo, continuiamo a lavorare per il cambiamento delle nostre realtà locali e nazionali, tenendo d'occhio gli istituti dell'ONU, ma soprattutto tenendo presente che il futuro ci appartiene, perché ci appartiene la storia, che noi siamo, facciamo parte, come tutte e tutte, della storia dei nostri paesi e dell'Unione. I nostri modi di essere, di esprimerci, di amare, sono all'evidenza odierna dell'antropologia e dell'archeologia, molto più vicini allo spirito delle origini dell'Homo sapiens rispetto al recentissimo, in termini storici, patriarcato introdotto con l'arrivo dell'agricoltura. Vediamo solo degli ultimi 10.000 anni, Homo sapiens esiste dal 1900. Insomma, è qui un po' per alleggerire forse anche il discorso, visto che siamo anche in Italia, e insomma, ovviamente poche volte che vengo in Italia vengo volentieri, soprattutto in una città come Napoli. Ma in Italia, insomma, si è sempre, soprattutto nel contesto europeo, i produttori agricoli italiani, le aziende, i medi agricoli italiani in genere hanno fatto sempre con molto un po' questa battaglia europea di dimostrare che l'Italia è uno dei pochi paesi che primeggiava tutta una serie di prodotti, combinava, era una perfetta sintesi tra tradizione e innovazione. Ecco, piacerebbe questo slogan un po' d'azienda agricola o da Made in Italy, insomma, che anche la comunità LGBT può davvero portarsi a livello mondiale di essere uno dei rari esempi di perfetta sintesi tra tradizione e non progresso. Grazie, veramente grazie molte a Renato Sabatini che ha messo in discussione appunto questa necessaria alternativa e dicotomia tra diritti umani e il concetto stesso di tradizione, che non necessariamente deve essere negativo, e qualche cosa è tradizionale, è una questione molto da sviscerare bene, perché come c'è la strumentalizzazione dei valori religiosi, c'è anche la strumentalizzazione delle parole e dei concetti come appunto tradizione. Renato ha citato questo orrendo episodio fatto davanti alla casa della mamma del mercato. Noi stiamo cercando insieme ad Agedo di far venire in Italia la mamma del mercato a maggio per appunto sentire la sua storia e dire anche da lei, avendo proprio la prospettiva di una mamma, magari possibilmente se riuscissimo per la festa della mamma, cosa vuol dire essere genitori di omosessuali in un paese come la casa, e in questo episodio forse ci dà qualche idea. Altra cosa citata da Renato, che sulla quale io non so se sono così tanto d'accordo, non sono le leggi a cambiare la cultura, dice, sicuramente non sono solo le leggi, però è anche vero che forse le leggi possono avere un ruolo. Io penso ogni volta che si discute di questo tema, è apertissimo, penso quando è venuto in Italia con il divorzio, la legge sul divorzio è stata approvata nel 1970 in un contesto in cui l'Italia, la maggioranza dell'Italia era spaccata, cioè nel nord sicuramente c'era una maggioranza
persone favorevissime al lavoro, forse nel sud ancora questa non avveniva. Dopo soli 3 anni, con il referendum promosso dai radicali, si è dimostrato come la grande maggioranza della popolazione invece fosse favorevole di questa legge. Forse, almeno così nel dibattito storico si presume, o si crede, forse l'esistenza di quella legge ha un ruolo nel cambiamento dell'opinione pubblica, la cura pubblica semplicemente perché si è sperimentato che cosa significasse avere anche questa libertà. Per inciso, questo a me sembra una situazione proprio rispetto all'atteggiamento della popolazione italiana nei confronti del matrimonio egualitario. Io vedo molte assonanze tra l'Italia degli anni 70 per quanto riguarda il divorzio e l'Italia di oggi per quanto riguarda il matrimonio egualitario. Dunque, ora Elisabetta dovrebbe concludere i lavori di questa intera sessione, quindi prima di dare la parola, se lei è d'accordo, vorrei fare vedere i video che abbiamo a disposizione con gli interventi. Il primo è l'intervento di Olga Nekova, che è, come dicevo, la rappresentante dell'associazione Camminato di San Pietroburgo, che è stata citata più volte in questo nostro congresso, perché la Russia sta giocando, come abbiamo visto in questa sessione, un ruolo fondamentale. Quindi vediamo che cosa racconta Olga, come attivista LGBT, rispetto al vivere del loro paese. As well as many concerned citizens, the notorious wall-banging the so-called gay propaganda market that happens in secret is foolish. Nonetheless, LGBT activists were able to receive a permit to hold a mass rally to celebrate the International Day of Homophobic and Transphobic on May 17th, 2012, which you will see now. In this 1 year since the war was adopted, the situation for LGBT people has become much more advanced. This rally is only one example. But in most parts of the world, it's not a side direction that is used in all sorts of self-defense. It puts additional psychological pressure on LGBT people. This is especially common to same-sex couples with children, who are afraid that their children might be taken away from them. And also for LGBT teenagers who are now left without any information to support them. The violence against LGBT people has grown too. But not only that, often enough the abusers are explicitly referring to the gay propaganda ban to justify their actions. On May 17, 2012, we gathered about 100 people for the Ardebel celebration. Another 100 came to beat us up. For a period of time, they were held by the police. But we had to finish the event early and then were taken to the police buses to a sacred place. The angry mob and taxi buses with migrant workers that happened to drive by just minutes later. Fortunately, the society is not united in the approval of such violence or the war itself. Many people of the democratic movement showed their solidarity and support. The international support has also been very important. One thing that the war was not able to achieve was to silence the LGBT community. On the contrary, more people are ready to be visible and speak up, to sign petitions and go out into the streets. The LGBT movement, not only in St. Petersburg, but all over Russia, is growing and getting stronger than ever. And this, together with global solidarity, makes us hopeful even during this hard time. Avrete potuto dirlo prima, ma l'avevamo detto prima dei video precedenti, ricordo che ci sono le transizioni dei video a disposizione all'ingresso. Il secondo intervento è invece quello in italiano, è invece quello di Altin, che è il primo ambasciatore di Pink Embassy e che ci dà invece la prospettiva, spiegando anche un po' cosa. Come qual è la realtà, ci dà la prospettiva
positiva della dicotomia tra l'organizzazione tradizionale dei diritti umani, sempre che essa sia effettivamente tale anche in un paese balcanico, che le statistiche e la stampa continua a rappresentare come uno dei più omofobi d'Europa. Socialmente questo è solo in parte vero, per esempio forse la Macedonia ha dei testi omofobi molto più drammatici, ma sicuramente questo non è vero in termini di leggi che proteggono le persone omosessuali. Ci vediamo quindi al fine. E penso che tra questi 3 anni che si lavora ha fatto una convenzione di identità e anche come di persone in Albania, come la popolazione in Albania, si capisce e anche si comprende i diritti delle persone LGBT. Per me è un orgoglio che ho fatto questo lavoro con Pinkenzi per questi 3 anni. Specialmente nel senso che abbiamo già lavorato con la Libia, con il governo albanese, con l'istruzione albanese, con la comunità argentina per fare questo cambiamento. Da 3 anni più che si lavora per rinforzare la comunità argentina albanese e di dare nelle sue mani degli strumenti per proteggere i suoi diritti, ma anche come lavorare con istituzioni, con altre organizzazioni LGBT e LGBT, ma anche come essere più forte, nel senso che non, la società non è mai pronta, specialmente nel paese come la famiglia, per affrontare un cambiamento della cosa. La seconda cosa che abbiamo lavorato qui e di portare un cambiamento di mentalità della popolazione, ma anche del governo, degli ufficiali, nel senso che perché è importante di rispettare i diritti delle comunità, delle persone LGBT, ma anche perché è importante di lavorare per i diritti LGBT. E penso che con il cambiamento di legislazione, con il nuovo plan di action, che il governo albanese ha già approvato, e anche con l'istruzione come avvocato del popolo, ma anche con scenere contro la destinazione, penso che siamo già in una posizione dove la comunità e anche le persone che lavorano nella comunità possono vedere che se tutte le istituzioni, se la comunità lavorano insieme, possono fare un cambiamento che si anche la relativa di persone. La cosa che è più importante è di capire che i diritti delle persone LGBT sono diritti umani. E come diritti umani è il nostro bisogno di capire che dobbiamo rispettare questi diritti. Perché le persone LGBT non si chiedono più i diritti che gli altri, chiedono dei diritti che gli altri già ce l'hanno. E questo quindi anche sì, è stata la cosa più importante, questo messaggio, di dare alla popolazione albanese che si può dire che è una società transumana. La cosa che penso che ha iniziato questo cambiamento è di legge contro la discriminazione. In questa legge, per la prima volta nella storia di Albania, abbiamo detto anche di discriminazione sex orientation, l'orientamento sessuale, e anche genere. Questo è proprio importante perché finalmente le persone si possono sentire che sono autosostanti,
ci sono persone che sono in questa società, sono persone che hanno creato gli stessi diritti, che si vuol dire che è importante che a chi legge si garantire questi diritti. Ma tutto questo non è come lavorato con istruzioni, ma perché un legge ha bisogno per creare l'istruzione di integrare. E in questo senso sono veramente d'accordo che ad Albania ha fatto così tanto cose nel 3 anni di cambiare, di fare questo cambiamento che già è andato. Com'è per un omosessuale oggi vivere in Albania? Non è facile, no? si può dire che già c'è tante cose che abbiamo cambiato, ma non ci sono cose, non ci sono cambiate. Una cosa che la comunità si preoccupa è la relazione con la famiglia. Anche come ti ho detto che la famiglia la rese già una famiglia, quale sono con valore, la famiglia non si pensa che in tanti casi non si pensa che l'interesse di suoi figli è l'interesse maggiore, in tanti casi si pensa che l'interesse di società, il morale, ci sono cose veramente. E questo è una cosa che già stiamo lavorando, ma è difficile di cambiare, perché noi viviamo in una società che si, anche se si decise i nostri valori, e se vuole così tanto tempo di cambiare questi valori, anche di mettere in società, di portare in società i nuovi valori, valori che per sicuro sono valori dei diritti umani, ma che se anche se per la popolazione si c'è bisogno di tempo di capire, di cambiare, è un processo. Ma penso che anche le esperienze che si vengono da tanti paesi europei, quello che nel momento in cui non si può, ci sono dei paesi che secondo me non si può comparare, nel senso che ci sono così avanzati. La cosa che dobbiamo dire è che abbiamo bisogno così tanto di parlare di lingue, di persone, di abbiamo bisogno di networking e avvocazia per i diritti delle persone giusti, e abbiamo anche bisogno di andare nelle strade per far capire anche le altre persone che i diritti delle persone giusti sono i diritti quotidiani. Che parla di diritti umani e di valori tradizionali. La Russia ha fatto approvare all'ONU a Ginevra una mozione che dice che i diritti umani devono essere applicati in accordo con i valori tradizionali di una determinata determinato paese. Cosa pensi di questo? Che impatto può avere sull'Albania e qual è la tua esperienza in rapporto appunto al fatto di vivere e fare attività politica in un paese tradizionale ma non ha avuto i diritti umani? Sì, è vero che ci sono delle iniziative, ma che tanto in tanto si vogliono fare un progresso dei diritti umani, a tutto il mondo. In Russia non ha nessun effetto dei diritti umani, né da me, né penso nelle generali. La cosa che però non si sì, ma la cosa che è importante, penso che sia la risposta che i paesi che si lavora così tanto per i diritti, per garantire i diritti umani dei persone di diritti, devono fare a livello internazionale. È importante quindi capire che deve avere un valore internazionale, non tanto per i diritti umani, perché i diritti umani vengono con l'essere umano. Così non si può fare senso che i diritti, o si può dire il valore tradizionale che altre persone hanno, devono non puoi accettare che i valori tradizionali dettino i miei condizioni
i miei diritti. Come una persona che si lavora a diritti umani, io non posso accettare il fatto che le valori tradizionali, che io non rispetto, no, possono condizionare i miei diritti. I diritti umani sono i diritti personali, che si vuol dire che ogni persona ha gli stessi diritti e si può enjoy, si può godere. E si può godere questi diritti come una persona, come un individuo. I valori tradizionali sono di là di mettere o di far capire a noi come esseri umani che la società si può avanzare come l'essere. In questo aspetto si può vedere la società solo se noi rispettiamo i diritti umani e non i valori nazionali. I valori ci sono di là solo per mettere, per fare noi capire questa cosa. Questo è un lesson che piace. Ci sono dei paesi che si usano il valore nazionale contro i diritti umani. E questa è la cosa che dobbiamo capire, che queste sono le cose che la politica si fa. Queste non sono cose di valore, non sono delle cose dei diritti umani, ma sono dei ragioni che paesi che non vogliono rispettare i diritti umani vogliono trovare per non implementare e non lavorare per il rispetto dei diritti umani. Io non penso che i valori personali sono against dei diritti umani. Prendiamo un caso della Daniela. In una casa dove non c'è un maschio, una delle femmine di questa famiglia si può venire, può cambiare, può vivere come un maschio, ma senza cambiare il sesso, perché cambiare il sesso è una cosa moderna. Questo è scritto in un vecchio documento che si vuol dire che anche il valore nazionale, si può dire il valore nazionale dell'uomo è il leader di ogni cosa, anche in questa società, loro accettano il fatto che anche una femmina si può poter cambiare le essere per venire ad essere un maschio, perché già ci avevano il bisogno di avere un leader di questo tipo. E si vuol dire che si vediamo di vedere nei valori che la società, anche nei valori che la società ha, possiamo trovare il buon valore della società, non questi che ci sono i valori che vanno contro la società. E questo è importante di capire, che la società non si può lavorare, non si può fare cose contro la società, bisogna fare cose in rispetto di società, in rispetto di individui che lo fanno per la società. Ecco, ringrazio altri per lo sforzo di parlare in italiano, per tutti i nostri ospiti internazionali che appena tutto hanno fatto interventi in italiano. Quindi vorrei menzionare che non sei questo necessariamente contro i diritti e appunto la strumentalizzazione della politica contro la quale, come si dice, come ci ha detto Renato, dobbiamo reagire e indicando anche delle strategie per farlo a livello globale. Ora affido quindi a Elisabetta Zamparutti le conclusioni. Elisabetta Zamparutti è presidente, credo ancora, dell'associazione Nessuno Tutti Carino, che è un'associazione importantissima all'interno della Banca Galassia Radicale, che da anni si batte per sconfiggere questo altro crimine che è la morte.
questo fronte perché ancora non si sia arrivati purtroppo all'eliminazione totale della, di questa pratica assurda di stati con metro contro i propri cittadini. Una forma di
dicevo, non è la risoluzione, ma chi ha presentato la, la risoluzione, perché i titoli di evidenza l'hanno presentata per dare una copertura ideologica a un uso politico delle, delle tradizioni. Ora io credo che rispetto a questo ci debba essere la piena consapevolezza del fatto che i diritti umani sono universali e sono anche indivisibili. Da questo punto di vista la decisione di scegliere come manifesto quello di Sara Rosa Parks è importante perché appunto ci fa comprendere come tutto debba stare assieme, come tutto debba stare assieme e come quindi vada anche, vadano poste anche le battaglie che portate avanti, ma che riguardano appunto i, i diritti umani nel loro insieme. È un po' l'approccio che anche come Partito Radicale, come Nessuno Tutti Taino, abbiamo avuto nelle varie missioni che in questi anni con Marco Perduca, con Sergio Delia abbiamo fatto in molti paesi africani, dove negli incontri ufficiali che avevamo ponevamo la questione della pena di morte, ma anche tutta una serie di altri tematiche legate al progresso sui diritti umani, come quello appunto anche del, del rispetto delle istanze della comunità LGBT. Credo che sia importante insistere su un approccio tollerante e non violento anche nell'affrontare queste, queste questioni. Penso che nel rapporto che è stato anche sollevato tra cultura e politica, in realtà tra legge e richiesta e evoluzione culturale, questo in realtà deve richiamare la nostra attenzione sulla necessità, forse anche priorità, dell'affermazione dei principi di uno Stato di diritto, perché qualsiasi ragionamento in questi termini si voglia affrontare deve presupporre l'esistenza di uno Stato di diritto, perché altrimenti quella che può essere anche un'evoluzione culturale non ha modo di affermarsi e di essere recepita da, dalla politica. Questo è un problema che riguarda anche apparentemente no, ma in realtà profondamente il nostro paese, che credo su questi temi stia pagando un prezzo altissimo in termini proprio di arretratezza rispetto anche a quei numerosissimi, troppi casi di intolleranza che noi in questi ultimi anni abbiamo, abbiamo visto e abbiamo conosciuto, che sono davvero qualche cosa di stupefacente rispetto ad un paese che apparentemente è democratico, apparentemente è tollerante, ma credo che così purtroppo non sia, proprio perché manca uno Stato di diritto, manca una legalità anche costituzionale, che prima la costituzionalista interveniva su questo, giustamente. E penso che rispetto al che fare sia molto importante per noi che riconosciamo questi, questi diritti, questi principi, far sentire la nostra voce e anche fare in modo che i governi reagiscano rispetto alle violazioni che si registrano nel mondo. Io parlo dell'Iran non perché voglia parlare sempre dell'Iran, certo anche l'Arabia Saudita, però mi stupisce sempre, mi colpisce sempre molto il fatto che come comunità internazionale ci preoccupiamo moltissimo dell'Iran perché rappresenta una minaccia alla nostra sicurezza per via del ricorso al nucleare, dimenticandoci che se questo accade è perché per troppo tempo noi abbiamo consentito che l'Iran fosse innanzitutto una minaccia per il suo popolo. Allora, questo credo sia un punto molto importante da tenere presente,
credo che su questo il Partito Radicale possa aiutare molto, anche rispetto ad attività che secondo me è importantissimo fare, continuare a fare a Ginevra, attraverso le organizzazioni di eventi, attraverso la conoscenza di casi che accadono nel mondo, e perché questo aiuta comunque anche all'attività di lobby di cui parlavi, e credo che certi diritti, questo lo abbia colto anche nella relazione di Yuri, le iniziative anche transnazionali, la presenza di personalità internazionali a questo congresso ne è una testimonianza, quindi questa dimensione vada assolutamente rafforzata, così come credo vada rafforzata anche la dimensione transpartitica, cioè cercare, consiglio, ma suggerimento, di aggregare quanto più possibile anche attraverso le iscrizioni parlamentari di altre forze politiche, perché poi io sono fermamente convinta che la forma organizzativa che ci si dà poi sia un punto di forza anche per costruire quella società che in termini statutari magari costruiamo, ma che necessita ancora di molto impegno e di lotte dure da continuare a condurre bene come avete fatto finora. Grazie. Bene, grazie davvero molte a Elisabetta Zamparutti. Ho colto questa locuzione che è usato, uso politico della regione, delle tradizioni, dei disagi, si fa anche un uso politico della storia. Questo apparentemente è un problema che emerge da questa parte del nostro congresso, da questa sessione del nostro congresso, l'uso politico che si fa ai danni dei cittadini e di tutti gli altri, di tradizioni, religioni e storie. Bene, io ringrazio moltissimo il nostro relatore Elisabetta Zamparutti, il nostro Savaglini e Antonio Stanco. Ora ci stiamo avvicinando alla chiusura di questa giornata di lavori. Prima di concludere, dobbiamo fare vedere l'ultimo video della giornata con cui io concluderei, che ci riporta al tema che è un po' il filo conduttore di questo nostro progetto, che cioè il matrimonio egualitario. Il video è in inglese, quindi vi ricordo che c'è la traduzione all'ingresso per poterla leggere. Il discorso, il video è di Ryan Davis. Ryan Davis è un ospite molto importante di questo congresso, se vedi solo video, perché è il responsabile della politica per il matrimonio egualitario, consigliere responsabile della politica per il matrimonio egualitario dell'amministrazione Obama. In particolare Ryan Davis ha la competenza di costruire le campagne sui social network di una delle due principali organizzazioni statunitensi che si occupano del diritto al matrimonio egualitario, cioè Human Rights Campaign, di cui molti sono a conoscenza perché ormai si popola su Facebook e a Bindochino con il segno uguale colorato di rosso. Molti di noi anche l'hanno attivato come profilo dell'immagine, e questo è anche indicativo del successo che Ryan Davis è riuscito ad avere con politiche che usano nel migliore dei modi le nuove tecnologie e, se mi permettete, usano le nuove tecnologie con un approccio liberale, mentre le nuove tecnologie sono uno strumento neutro, se ne può fare liberale, quello che i radicali, quello che Ryan Davis ci insegnerà a fare ancora meglio, per questo l'abbiamo invitato, e un uso meno liberale,
che può essere anche molto pericoloso. Quindi do la parola a prima. Sì, ma sì, volevo dire la prima, naturalmente il dibattito generale continuerà domani mattina, quindi il primo iscritto a parlare è Riccardo Cristiano e all'inizio della giornata di domani, ma dopo proprio il video delle indicazioni precise, anche perché cambia la sede, quindi abbiamo delle indicazioni precise, appunto il dibattito generale è domani. Hi, my name is Ryan Davis, and I'm the head of social media at Blue State Digital. I met quite a few of you at the Social Media Week Milan event on American Quality, and I'm really happy to get your address today about some strategies and tactics that you can use to help move American Quality forward in Italy. I think from a top level, from a high level perspective here, it's really important for you guys organizationally to work together. For all the different groups and organizations and individuals, you all have different strategies and different tactics that you want to use, different ways you want to message this. It's important to come together around a few key ideas and share those common actions as we move forward in the campaign. What we saw when we won the victory here in New York is that when we got 10 or 11 different organizations together, they all communicated differently and got on the same page in terms of the message, we were able to communicate much more effectively to the public. So we were able to share actions and also share content. So it's really important to early on now define what those goals are going to be and what you'd like to accomplish this year and then work together as an entire coalition to make those goals happen. You need to start by culturally building your case for equality. The way that we've seen that work in the States has been focusing on words like fairness and justice. Those are just two ideas. I encourage you guys to play around and experiment with words that might be more powerful in Italy. It's really important to early on tell the stories of the couples that want to get married. So find a handful of couples who are willing to be public. Older people generally work better, have been together for a long time. And create content around them, video content, especially short documentaries that sort of tell the story of the relationship. And just show how a gay relationship, a gay marriage is as boring as a straight marriage. There's really no difference whatsoever. That's really important. It was powerful for everybody. In terms of digital media, I think it's important to practice a cross-channel strategy, to have a Facebook, Twitter, Tumblr, email, and everything kind of connected to one singular website where people can go to find out exactly how they can help make marriage equality happen in Italy. I'd encourage you to create visual content that has a lot of utility, meaning images that actually tell people exactly what they can do today to help make marriage equality a reality, whether it's calling one of their representatives or writing a letter to the editor of one of the papers or expressing their desires over the internet by sharing their liking. But just make sure we're constantly giving people actions to take around this issue. It's incredibly important as a campaign moves forward to convert these users from social media followers into email subscribers. Email is still the king of getting people to volunteer, take action, and donate. So if you're going to need people to make phone calls, if you're going to need people to knock on doors, if you're going to need to raise money for this campaign, email is going to be a much better place to go than social media. So social media, you're generating buzz, you're generating engagement, you're generating some level of action, but you're pushing people over to email. So they're actually volunteers going and take part in the campaign. So I encourage you to check out some of the great stuff that we've done with organizations like Freedom of Marriage, organizations like HRC in the States that have both taken the lead on this issue and done really wonderful work around marriage equality and monitor, see the kind of content they're putting out, the kind of ways that they manage, and feel free to borrow and make more culturally relevant for you guys. Because look, honestly, it's going to be an uphill struggle. I mean, we know how powerful the church is. I had a conversation with a lot of you guys when I was in Milan, and I think the feeling is that doing something easier than marriage might be the way to go. Maybe civil unions is a better first step in trying for marriage equality, or non-discrimination in your job or housing might be another way to go. There's a lot of different things that fit into the equality movement, and marriage is not the only one. But stay optimistic. I feel really good about this. You're on the right side of history. It's happening in France. It's happening in the United Kingdom.
it's happening in Canada, it's going to happen all over, and it's only a matter of time before Italy has full equality. So thank you guys so much. It's real great to speak to you today. If you need to reach me, I'm always on Twitter, at Ryan New York. You can see it right below me, at Ryan New York. Thanks so much, guys. Have a good one. Good luck. Ecco, grazie a noi, comunicavamo la felicità dell'inglese, che è molto, parla molto veloce e più difficile per un non lingua seguire. Ringrazio veramente molto Ryan per la cortesia di averci inviato questo messaggio, dove ancora una volta si ribadiscono i temi e gli elementi chiave che sono proposti per tutta questa giornata, cioè l'importanza di collaborare tra associazioni per non disperdere energie, per cercare di comunicare anche in un modo coerente, e questa è stata, ci diceva, la chiave del successo della campagna del matrimonio volontario a New York, quindi un successo concreto. E lasciatemi dire anche questa, perché si parla di nuove tecnologie, della possibilità di arrivare all'utilizzo di queste nuove tecnologie sfruttando nel più possibile le competenze, come sono arrivato a chiedere a Maria di darci questo video. Dopo io non ero presente all'intervento suo fatto a Milano, ho cercato di contattarlo attraverso vari modi, e poi mi è venuto in mente di provare su Facebook. Ho digitato il nome e cognome, ho trovato il suo profilo, gli ho chiesto l'amicizia, gli ho mandato un messaggino, 20 minuti dopo ho avuto la risposta e 2 giorni dopo il video. Quindi, per dire come le potenzialità delle nuove tecnologie, ma naturalmente anche la disponibilità delle persone, si tratta del consigliere di Obama sul matrimonio, con la sua politica per il matrimonio volontario, ecco, questo possa davvero rendere tutto molto più fluido. Allora, si conclude qui la giornata di lavori di oggi. Ricordo a tutti che quindi scade successivamente adesso il termine per presentare la mozione generale, per presentare le mozioni al congresso, eventuali modifiche statutarie. La mozione generale è stata presentata, alcuni emendamenti sono stati presentati. Ci rivediamo domani mattina alle 9.30 non qui, ma alla sede della CGL Campania in via Torino 16, come da programma. Si riprenderanno i lavori con il dibattito generale, iscritti ora sono Riccardo Cristiano, Matteo Menardi, Marco Marchese e Massimo Clara. E ricordo che domani, quando verrà presentata la mozione generale, ci sarà poi tempo per eventuali emendamenti. La scadenza prevista dal programma era alle 10.30, ma credo che si possa anticipare almeno di un'oretta, diciamo verso le 11.30, la possibilità di insomma, il limite per presentare gli emendamenti, e quindi auguro a tutti buona serata, ci vediamo domani. Grazie.